Mike, ragazzi, buon pomeriggio. Mi scuso per la voce roca, purtroppo sono stato colto da un brutto attacco di mal di gola addosso, ma è troppo più grande la gioia di condividere con tutti voi la live di quest'oggi. L'altra volta, qualche diretta fa, ti ho fatto un po' un riassunto di quelle che sono state le nostre ingenuità, i nostri errori, le nostre morti. Ironicamente, poi in quella diretta ti ho ammazzato Litwick. E oggi invece voglio fare qualcosa di diverso, pur sempre un riassunto, ma indirizzato verso la storia che abbiamo vissuto tutti insieme. Perché è una storia unica. E vorrei ripercorrere con te, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo saltato una settimana, tutte le sue peculiarità. In Pokémon sei abituato ad un contesto nel quale il villain, il cattivo, il team malvagio e il suo capo, ok, perseguono un obiettivo di grande conquista, solitamente di dominio sull'economia o sulla politica del mondo Pokémon di turno, e invece qui hai una filosofia per certi versi condivisibile, e infatti non manchi spesso di sottolineare come siano gli allenatori che troviamo nei percorsi in errore, gli schiavisti, e di quanto invece il verbo di Gekis e dei suoi predicatori abbia un fondamento e quindi ha un senso che N lo voglia seguire. E a proposito di N, negli altri giochi Pokémon un'altra grande peculiarità è che i cattivi sono adulti, che c'è questo scontro tra bambini e grandi, dove i grandi sono corrotti e sono disillusi e per questo marci. Invece i bambini, pieni di sogni, portano una visione pura, diversa, più solare del mondo. E qui invece non succede, Mike, qui non c'è un adulto cattivo, qui c'è un ragazzino come te, forse persino più bravo di te, che sogna un mondo che tu puoi condividere. E quindi non c'è uno scontro tra una veduta vetusta e necessariamente sbagliata e una visione invece fanciullesca e quindi per questo scevra dei pesi della vita. Il fatto è che tu, arrivato alla settima medaglia conquistata, non puoi sentirti superiore ad N. Capisci che adesso siamo alle porte della Torre Dragospira, dove ci hanno detto quelli del trio oscuro che il Team Plasma ha finalmente trovato il suo obiettivo, che quindi N ha trovato il suo obiettivo, ha trovato forse il suo leggendario, forse il drago che tanto cercava? E tu non sai neanche dove stia di casa. Quindi vorrei sottolinearti l'ultima grande peculiarità di questo gioco. Tu sei indietro, Mike. Non hai davanti lo scemo che cerca il leggendario e non lo trova, o quello che l'ha trovato ma non lo comprende. Tu hai qualcuno che conosce più leggende di te, che segue un fine più nobile del tuo, e che pur facendolo, pur facendoti mangiare la terra dall'inizio alla fine del gioco, ti tratta come suo pari. Ed è questa forse la vera cosa spaventosa di Pokémon Bianco e Nero e del suo antagonista, che non riesci a vederlo come oscuro. Non riesci ad odiarlo. Non riesci a circoscriverlo a quel marciume che invece accomuna tanto un Giovanni quanto una Samina. Non puoi combattere N con rabbia? Perché N finora è più protagonista di questa storia di te. E forse oggi, Mike, è arrivato il momento di comprendere per davvero perché ti abbia scelto. Perché
per cosa ti abbia scelto. A che cosa gli servi? Perché crede così tanto in te? E forse perché crede così tanto in se stesso? 3, 2, 1, sigla. Buon pomeriggio a tutti, amici videospettatori, e in particolar modo con una diretta che andrà dritta al punto, che andrà dritta nella storyline che abbiamo corteggiato per tanto tanto tempo. Buon pomeriggio, allievo. Dritta al punto. Già. Bella intro. Andrà dritta al punto, te lo assicuro. Ti assicuro che sarà una diretta che chiuderà tante parentesi che tu stesso hai aperto. Oh, ok. E che io ho aspettato da quando abbiamo cominciato questa serie. In realtà sarà una frase che sentirai spesso, perché d'ora in poi saranno tutte dirette che io e i ragazzi di qua abbiamo aspettato da quando, sì, da quando è cominciata questa serie. Te lo giuro, te lo garantisco. Il climax ormai è cominciato e non si fermerà più. Te l'ho detto, te l'ho rivelato, perché tanto so che certo, posso caricare le tue aspettative se verranno attese poi. Quindi, credimi, ormai da qui è tutto un decollare verso la fine del gioco. Ed è qualcosa che si poteva immaginare, ma non con questa aspettativa. Già. Bello. Purtroppo, guarda, amici, io sarò con questo spruzzino. Solitamente è Mike in questo ruolo, sì, ma oggi sono io ridotto così, perché a parte che vedo il frame rate della cam strano, però credo che forse sono solo io. Non mi vedo a 60 fps puliti. Però nel caso ci posso fare poco, non so perché succeda questa roba. Poi magari aggeggerò con OBS tra una live. No, ok, voi mi vedete bene. E allora probabilmente è quello che conta. Sì. Da voi ok. Ok, a posto, a posto. E allora probabilmente è il mio PC che fa lo scazzo pazzo. Dicevo, ho questo spruzzino perché ho un mal di gola devastante. Mal di gola veramente devastante. Però la live di oggi non si può saltare. È una bella prospettiva. Io, tra l'altro, non posso non aver pensato un sacco al di là di quanto può essere assorbente il climax invece del trasloco a bianco e nero. Ci ho comunque riflettuto perché abbiamo avuto una pausa. Ah, abbiamo fatto meno live, quindi sì. No, allora guarda che mi ha preso, cioè, sono contento di questo. Io sono sinceramente preso, e la cosa bella è che anche dal gameplay mi piace molto questo percorso, perché finalmente sto effettivamente un po' solidificando un paio di cose. Ne mancano X, Y, Z, ma ripeto, il trucco sarà fare una raccolta in futuro per me. Ma io ho riflettuto su un paio di cose, solo che mi dispiace ogni volta buttare in mezzo questa sorta di manata avanti, ma sono cose che penso e si scontrano per breve periodo con
ma è Pokémon, sì, però è bianco e nero. Però è Pokémon, però è bianco e nero. Quindi non voglio sopprimere i pensieri e contemporaneamente ho paura di sparare complessità esagerate. Però in realtà, fino ad ora, insomma, complessità esagerate, però intanto non ho riconosciuto N. Quindi, nel senso, ci sta andare lì a giocare, perché io non ho più molte informazioni. Sono stato contento di percepire come il percorso effettivamente si stia muovendo verso l'andare nei sotterranei, però a questo punto, specialmente con la tua introduzione, ci sono solo due cose che posso dire da aggiungere a quanto speculato e discusso in passato. Ok. Solo due. Ti ascolto. La prima è che tu giustamente dici questo antagonista, oltre a essere coetaneo, non lo percepisci come maligno, crudele o semplicemente limitato. Sì. Anzi, la sua posizione, anche fosse stata limitata, lui te l'avrebbe venduta in maniera molto molto smart, al punto da farti quasi pensare di essere tu in errore, perché è molto intelligente. Però c'è sempre un grande se, un ma possibile, perché lui non lo vedi crudele, non lo vedi pungente, non lo vedi antagonistico, per quanto sia a capo di un'organizzazione ostile. Sì, il re lui, addirittura, non una semplice re, organizzazione, esatto, ostile. Cioè, per quanto lui sia in una posizione persino monarchica a riguardo, per quanto potrebbe sempre comunque essere la monarchia dei polli, nel senso, gli piace l'idea di richiamare il passato, ma alla fine è un titolo come un altro, potrebbe anche essere l'amministratore. Però bisogna capire quanto, cioè io ti direi che sono dei che sarebbero potuti essere pagliacci qualora non ci fosse stato un artefatto, un oggetto, un effettivo sistema che di religioso ha molto. Quindi c'è qualcosa dietro, non è semplicemente questi che hanno detto ci piace l'iconografia del re. No, no. Specialmente nelle ultime live, dopo 7 medaglie, ormai sappiamo che comunque N è speciale, ha avuto un uprising particolare, un upbringing particolare, cioè è cresciuto diversamente dagli altri bambini. E con questa reale, sentita, percepita capacità di comunicare naturalmente con i Pokémon e così via. Quindi quanto questo arrivi in fondo, ossia un'empatia ferina, diciamo che bisogna capire un po', probabilmente più la seconda. Però, il primo punto da dire è: ok, non lo si vede così, non è facile vederlo in questo modo, d'accordo. Però è effettivamente, perché questo personaggio è molto neutro, è molto interessato e interessante, e quindi lo guardi a 360 gradi anche come ragazzino, e lui ti vede come ragazzino, certo, nonostante la sua intelligenza, oppure sei una termite. Cioè, oppure si vende così ed è abbastanza intelligente da vendersi così. Ah, quindi secondo te c'è anche una possibilità che sia un falso, diciamo? Sì. Che abbia, dice, sì, però no, certo, che però abbia un lato magari psycho. Però conscio, cioè nel senso lucido. Sì. Ok, psycho lucido, però non fuori controllo, quindi che lui sia un manipolatore a un livello talmente alto, okay, manipola anche il giocatore nel far pensare che non sia un antagonista così pungente, così possibilmente in grado di creare situazioni crudeli e di distruzione. Il fatto è che se te lo vendono in maniera così diciamo elevata come essere umano nella sua giovane età, potrebbe nascondere il fatto che ti abbia manipolato fino ad ora. Però è sì, giusto un'idea, perché comunque lui è sorprendentemente sincero, anche alle mie orecchie e occhi, leggendo i dialoghi, vedo che ha una sincerità anche di comportamento e dimostra quella sincerità con il fatto che cattura i Pokémon dei percorsi. Se non lo facesse, sarebbe più facile pensare che sia un manipolatore, ma lui effettivamente dimostra ciò che dice anche nel modo in cui si comporta con te. Mi piace molto quello che hai detto adesso, mi piace tantissimo, perché è vero, un cattivo solitamente è uno di quelli che usa i Pokémon, che li sfrutta, sono armi, invece, cazzo, lui il rapporto tarzaniano con i Pokémon ce l'ha per davvero. Davvero lui riesce a convincere i Pokémon del percorso, ad aiutarlo anche solo per una lotta. Quindi
non mente in quello che fa, e quindi è difficile che menta in ciò che è. Poi ovviamente con questo non ti sto dicendo che sbagli, non ti sto dicendo che magari sul finale possa dimostrarsi il manipolatore che tu puoi aver fiutato come uno dei percorsi possibili. Però lascia che ti dica una cosa: se così fosse, per me sarebbe un meno, un malus. Nel senso che se si rivelasse un manipolatore, andrebbe poi a infilarsi nel novero di cattivi Pokémon alla Giovanni, che cercano di plasmare il mondo per loro tornaconto, ok? Ma c'è anche un'altra cosa. Sì? La seconda cosa si ricollega proprio a questo. Prego. La seconda cosa è... Allora, tu mi hai accompagnato molto e mi hai fatto creare un'immagine fin da quando siamo entrati in quel museo con i quadri. Ok. E quindi io non posso esimermi dall'essere molto creativo, perché sono creativo ma con dei piccolissimi paletti colorati che come fossero i LED di una pista di atterraggio, perlomeno un pochino, a mo' di copilota, mi guidano in certe idee. Ora, ci sono molti se, perché questi se derivano dal fatto che tre quarti di quello che sto per dire si basa su ipotesi molto fighe ma creative, sul potere, ruolo dei Pokémon, la loro possibilità di essere XYZ, di essere stati, di poter tornare a essere, eccetera eccetera eccetera. Ma ti dico, io posso capire N che si è interessato a noi, a questo ragazzino che prende le medaglie, partendo dal presupposto che prendere le medaglie non è una cosa così speciale, perché bravo, fantastico, ecco, non è una cosa così speciale, perché comunque l'ecosistema del mercato proprio dell'intera industria, sia proprio nel mondo di gioco, non nel nostro mondo come videogiochi, per loro è un'industria, è anche molto televisiva, molto giocosa, molto, cioè se sei un competente allenatore fino almeno a 4 medaglie ci arrivi, poi magari le cose cominciano a essere più complicate, la lega ti rompe il culo, però perché il campione è uno e non è spesso, a meno che poi non ci siano anche gli inciuci dei venduti, ma ecco, però ok, si interessa a te, hai una mente particolarmente neutra, sei malleabile ma contemporaneamente inamovibile, sei questa dicotomia di carattere, perché sei un Silent Hero che non gli dice un cazzo e lui è di botte e basta, quindi è molto acuto il modo in cui sfruttano un personaggio che non parla. Lo trattano come un neutro che l'antagonista trova curioso. Ok, d'accordo. Però questo andava bene fino a un certo punto. Adesso non più. Perché se mi dici, si interessa a me, vuole farmi essere l'ago della bilancia in una sua idea, o vuole provare a vedere se sono alla fine coercibile alla sua ipotesi di mondo ideale, bla 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 bla, però poi mette sempre di mezzo Gekis adesso. Cioè, sei stato chiamato alla torre. Ma come sei stato chiamato alla torre? Cioè, a me questa cosa puzza da morire, perché se devo prendere molto sul serio la storia, o veramente siamo nell'assurdo possibile, non brutto, ma comunque assurdo ad oggi nella storia, luogo nel quale narrativamente N sta prendendo per il culo con i suoi capricci tutti i saggi solo perché è un sovrano, e quindi li usa come strumenti di gioco per, diciamo, varare l'abilità e la capacità cognitiva nei confronti del mondo Pokémon di questo ragazzino. Ed è ok, può essere il capriccio finale, d'accordo, ma non torna con tutto quello che hanno fatto, oppure gli serviamo. Cioè, siamo effettivamente qualcosa che lui dice, ah, sì, tu... Però voglio che ti ricordi, l'abbiamo detto la scorsa volta, voglio che noi siamo gli eroi del passato 2.0, perché altrimenti i Pokémon non si risvegliano. Sì, tu hai detto questo, hai detto esattamente questo, hai detto che secondo te c'è una sorta di rievocazione storica che devi mettere in piedi. Sì, una sorta di rituale che ti attiva il leggendario, cioè alla peso sul piedistallo di Indiana Jones, devi fare questa cosa affinché loro si risveglino. Però tutto, ripeto, si basa su questa ipotesi della mancanza di potere dei leggendari, leggendari che diventano volontari. Quindi diciamo che secondo te i due leggendari, che non sappiamo dove siano, no,
si risvegliano insieme. Cioè, ah sì, possono, per me non possono risvegliarsi una alla volta. Cioè, per quello che posso immaginare, non possono. Perché sono intrinsecamente legati in maniera proprio animica. È una cosa che non puoi evitare. Però devono legarsi a un essere umano. Perché sulla key art della cover ci sono due allenatori sui Pokémon. Gli eroi sono due, i draghi erano due. Enne, comunque, essendo intelligente e non soltanto particolare, deve avere un master plan. Altrimenti che cazzo di super villain è? O meglio, magari non è super, però ecco, deve avere un... avrà ben fatto delle decisioni. Cioè, se è intelligente, se l'incipit è che è intelligente, parla così veloce perché è iperattivo a livello mentale, allora un percorso ce l'avrà in testa. Avrà questa forma di direzione netta in cui ha provato a giocare a scacchi, ok? Ha fatto al Code Geass. Quindi non può essere soltanto curiosità, quindi serve a qualcosa, e quindi lui l'ha fatto apposta. Poi, come contraltare, c'è il sì, però non si aspettava di essere sconfitto quelle volte, o comunque plausibilmente ha improvvisato in base a quello che sarebbe successo. Se lui avesse vinto o meno, non gli importava, al fine di crearsi. Vero, verissimo, un gemello, verissimo, no? Verissimo. È giusto, anche perché ti combatte coi tizi del percorso. Quindi, cioè, non è che arriva, esatto, da te con l'obiettivo di: se non vinco è un casino. L'hai detto, è un'altra, no, riflessione, sì, che hai fatto spesso, no? Il bambino qui non è che batte i cattivi e quindi i cattivi: oh no, dobbiamo andare via. Cioè, esatto, sono lì che ti mettono alla prova, ma non sono mai realmente spaventati da te, né tantomeno lo è N, che però è sorpreso dal fatto di perdere contro di te, perché N è palese, è un genio tale, sì, che da aspettarsi di bravo, da aspettarsi, sì, di creare una strategia efficace, sì, anche coi Pokémon del percorso accanto. Quindi per lui è sufficiente che a dire è veramente una figata, e ti dirò, forse a tanti bambini è sfuggito in blind. No, di sicuro, è per quello che ti dico che Bianco e Nero è un'opera sfortunata, che parla solo o comunque essenzialmente a un pubblico adulto, che però in quel momento era troppo poco adulto per comprendere e abbastanza cresciuto da vedere quanto Pokémon fosse cambiato e quindi da decidere di ignorare la quinta generazione. Pokémon Bianco e Nero è un disastro di progetto da un punto, sì, di vista proprio di timing, e purtroppo nella vita serve anche quello. Lo sappiamo bene che certi videogiochi fossero usciti in momenti diversi, non parlo solo di Pokémon Bianco e Nero, sarebbero magari stati più di successo o al contrario sarebbero andati malissimo. Vi faccio un esempio stupido ma che sarà venuto in mente a tanti: pensate a Animal Crossing durante la pandemia, no? Esce in un momento nel, esatto, quale parla a un pubblico mondiale, non avrebbe parlato allo stesso pubblico se non ci fosse stata la pandemia. Quindi qui stessa cosa, Pokémon Bianco e Nero, c'era una situazione di crescita dei fan della prima ora, i fan invece più piccolini secondo me ancora non erano così affezionati a Pokémon, perché era un momento di calo, un calo proprio fisiologico del medium, del franchise degli ultimi anni, che poi si è ripreso con qualche generazione più tardi dopo XY, nell'attesa di Sole e Luna con Pokémon Go. Quindi, insomma, io in realtà, fa ridere, sono nato come youtuber, ok? Mm-hmm. Nel momento di nuova nascita di Pokémon, ma è stato casuale perché io ho cominciato nel 2015 e non potevo prevedere Pokémon Go nel 2016, ma io sono arrivato in un momento di relativa magra nel mondo, sì, Pokémon, sì, 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 in un momento, pensa, cioè, dopo XY, quindi avevamo avuto questo e poi XY, quindi molti stavano cantando la canzone funerale, cioè, che tanto voglio dire. Dopo XY pensavamo tutti che fosse, vero, finita la festa, e io non potevo immaginare che Pokémon sarebbe vissuto di vita nuova tutto quel casino del mercato delle carte Pokémon. E ha ragione anche i boss. Io stesso sono la prova dell'importanza del timing. Non sbagli anche i boss. Io stesso sono arrivato in un momento di culo, perché parlando di Pokémon Z mi sono trovato dentro un vortice che ha reso Pokémon di nuovo importante, quindi me di riflesso. Cioè, è così. Se Mike avesse cominciato a parlare delle opere From Software con Kingsfield, forse non saremmo qui, chi lo sa. Sì, 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 no, certo, chiaro, chiaro. E quindi, insomma, tutto deve avvenire con un timing. Qui, per Pokémon è avvenuto davvero in maniera nefasta. Ti lascio con un'ultima riflessione e poi voglio partire, perché oggi di teoria se ne devono fare poche, perché tanto c'è tanta sostanza, te lo assicuro. Dai. La domanda te la faccio.
Visto che, secondo me, hai detto tante cose intelligenti che io stesso ho pensato in blind. Ovvero, questi due leggendari potrebbero essere dei leggendari che seguono determinati concetti, idee, quindi potrebbero risvegliarsi insieme. Sembra un po' che vogliano mettere un rituale in mezzo alle palle con N che ti testa e allora poi il Team Plasma che ti testa, quindi Gekis, che comunque è l'adulto, quindi quello che muove le pedine, che acconsente a questo capriccio di N, quindi forse un'utilità l'ha per davvero, se no non dispiegherebbe le sue forze. Quindi ci sta. Anche io ho detto, bene, a un certo punto del gioco, e ovviamente non ti dico se succederà o meno, ma insomma, non ti prendo in giro, ha senso che succeda, no? I due leggendari si risveglino insieme in quel momento in cui N dice, niente Pokémon, e tu? E invece i Pokémon si usano, e allora, ok? Ah, certo, certo. Bene. Sì. Benissimo. Voglio allora solo sottolinearti, per generare un po' di aspettativa, che storicamente in Pokémon, tra la settima e l'ottava medaglia, è il momento in cui si cattura il leggendario. Ok, quindi prima dell'ottava, certo. Così succede in Rubino, per esempio. Non succede in Diamante e Perla, se non erro. Ma sai che in realtà ho il dubbio? Aiutatemi, ragazzi. In Diamante e Perla, sulla vetta lancia, ci arrivi prima dell'ottava o dopo? Sì, no, anche in DP. Ok, perfetto. Stavo avendo un dubbio anch'io, grazie ragazzi. Quindi sì, ecco, anche in quarta generazione succede così. Succede in sesta. Vabbè, Alola lasciamo perdere, una roba a parte. Non succede in Scarlatto e Violetto. Eh sì, vabbè, Scarlatto e Violetto. In Spada e Scudo. In Spada e Scudo, il leggendario, se ti ricordi, lo catturi prima di affrontare la Lega, e in realtà non è neanche il leggendario di copertina, ma il terzo Eternatus. I leggendari di copertina li catturi dopo ancora, quindi anche lì c'è un po' un mix dello stilema. Però qui siamo in quinta generazione, non in ottava, e quindi in teoria, esatto, prima del campione, prima della lotta contro il campione. Non è spoilerone, li ha giocati Spada e Scudo, Mike? Me l'ha sempre detto che li ha giocati. No, spoiler per Mike. Quindi, insomma, noi abbiamo fatto la settima, manca l'ottava. Nel mezzo ti stanno dicendo che alla Torre Dragospira hanno trovato il leggendario. Insomma, connecting the dots. Insomma, oggi potresti catturare il leggendario, Mike. Potrebbe essere la live. Come? Non mi torna. Perché? Il build up. È strano, mi emoziona molto questo dubbio che ho. Mi piace un sacco, nel senso, sostanza, quindi non speculiamo, però è la prima volta che il leggendario lo sento così, cioè, sorprendimi bianco e nero, però non, cioè, sorprendimi nell'essere standard, ti dico, cioè, ok, non lo vedo così vicino, mi sembra così strano, e il fatto è che è vero che non hai torto, non posso dirti che tu abbia torto, è giusto, vuol dire che hai seguito il gioco se mi dici questo, certo. Però può succedere, se si erano trovati e si risvegliano, questi si incazzano come iene, oppure ci mettono alla prova, quindi per carità, può essere, però per qualche ragione la storia è stata così lineare, così interessante, senza classici capitoli, che non riesco a immaginarmi, oh guarda, adesso prendo il leggendario, perché raramente si è sentita così tanto lo simbolo che è saperne così poco e percepirli così leggendari, perché di solito sono leggendari perché ne sai tanto, è una leggenda, ne sai tanto, è una leggenda, cioè, e qui no, qui sì, cercano qualcosa, ma il leggendario è lore, non è trama, cioè non vero. Vai a vedere quel quadro e fai, ah, c'erano questi forse, questi draghi, è strano, è figo, sono curioso, ci sto, va bene, voglio giocare, voglio e voglio allora vedere, voglio... Mike, andiamo a prenderci questa puntata. Sì, evviva. Ok. Inverno, ok. Sì, ma è safe qui l'inverno. Non dovrebbe cadere nel percorso di sopra la grandine che ci danneggia i Pokémon. Ti ricordo però che dobbiamo esplorare la città, perché siamo entrati e abbiamo fatto a cazzo duro la palestra. Esatto, me lo ricordo. Allora rientro.
all'entrata. Perfetto, io ti seguo. Quindi questa è l'entrata. Sì. Questa è Mistralopoli. Perfetto. Allora, che ricordo bello. Che è cambiato il laghetto, è diventato ghiacciato quando è diventato inverno. Sì, sì. Il Pokémon leggendario... Cominciamo. Giunse in soccorso dell'eroe, che era partito alla ricerca degli ideali. Della verità da me. Fu così che nacque questa regione. Quando quel Pokémon abbandonò la sua forma... Oh, ma scusa, abbiamo fatto un'introduzione, poi il primo popolano a caso ci sta droppando. Quando quel non te Pokémon lo chiedo di esplorare a caso. Quando quel Pokémon abbandonò la sua forma terrena, il suo corpo si trasformò in una pietra. Lo scurolite. Da me il chiarolite. Ok, in attesa della nascita di un nuovo eroe. Ma qui stiamo confermando tutto. Ho sentito questa storia da piccolo. Allora, rileggila un attimo. Rileggila un attimo. Allora, il Pokémon leggendario giunse in soccorso, quindi non si sa contro cosa, dell'eroe che era partito alla ricerca dei suoi o degli ideali, o degli ideali, che potrebbero essere una cosa neutra. Ecco, tu leggi, io ti vado a fare una cosa, vai. Perfetto, sì. Così che nacque questa regione. Quindi, cioè, potrebbe essere una cosa legata al fatto che nel momento nel quale il Pokémon gli va in soccorso, diventano amici e tramite quelle energie, potere e risorse, effettivamente l'eroe sviluppa una regione, ma è un po' strano. Quando oppure parla di regione naturale, cioè si è creato un evento di terraforming o qualcosa del genere. Quando quel Pokémon abbandonò la sua forma terrena, il suo corpo si trasformò in una pietra in attesa della nascita di un nuovo eroe. Mm-hmm. Ok. In attesa della nascita di un nuovo eroe, che è quello che vuole fare N, diventare un nuovo eroe affinché si risvegli questo leggendario. Solo che a questo punto, sempre di più, o meglio, sempre di meno, sento che ci sono entrambi i leggendari, appunto, qua nella storia. Non ci sono entrambi. Cioè, alla fine sarebbe stato originale e particolare, ma sembra che la separazione di bianco e nero sia la solita, cioè uno e l'altro. Io ti ricordo, e infatti ci sono andato, se vuoi puoi andarci anche tu, ok? Sì. Che abbiamo trovato dentro l'atelier di Austropoli diversi quadri, ok? Certo. E questi quadri recitano, li trovi sul mio schermo, ok? Ok. E ci dicono: eroi gemelli. Il primo quadro. Ok, facci pure. Devi andare a sinistra. Mm-hmm. Entra dentro quella via lì. Bravissimo. E? Bravissimissimo. E ora a destra subito. Perfetto. Il primo, esatto, bravo. Noi abbiamo vari quadri. Leggili un po', perché continui a girare attorno al... ci sono tutti e due nella storia? Non ci sono. Ci sono o non ci sono? In realtà... qui ne puoi essere abbastanza sicuro. Leggi pure. Okay. Eroi gemelli. Eroi gemelli. Ci sono due. Va bene? Sono due eroi. Perfetto. Poi, fiamme bianche. Benissimo, che probabilmente a occhio... No, vabbè, certo, ma sono fiamme bianche anche per te? Sì, fiamme bianche. Oh. Sì. Ok. Poi, l'ascesa del drago nero, quindi okay. Di storia ci sono entrambi. Bravo. Fulmini neri, fiamme bianche. Qui puoi anche cominciare un po' a farti un'idea, no? Fulmini neri, direi. Fiamme bianche. L'ascesa del drago nero. L'ascesa del drago bianco. Okay. Quindi sono entrambi ascesi. E poi? Potrebbe anche essere la loro forma di abbandono del corpo, qualcosa del genere. Verità e ideali. Ok, quindi abbiamo bianco, nero, verità, ideali, fiamme e fulmine. Perfetto. Eroi gemelli. Ed eroi gemelli, esattamente. E tu sai che, perché te l'ha già detto anche N, ma è probabile che sia un dialogo che non ti ricordi, che in realtà la regione di Unima proprio, quindi si parla della regione nella quale sei, non di una regione Pokémon generica, la regione di Unima ha trovato proprio l'unità sotto la guida dell'eroe. Tu questo lo sapevi già dal... dialogo che N ti fa davanti al museo nel quale c'è anche la palestra di Aloe. Ok? Quindi per ora le informazioni che hai
e poi a te le eventuali conclusioni, sono che gli eroi inizialmente sono due, perché se tu vai a sinistra e ti riguardi il quadro ti dice eroi gemelli. No, certo, sì, sì. Ma sì, l'eroe sì, che unisce la regione e di cui ti parla anche Gianfranco nella città di Mistralopoli è uno solo, che nel tuo caso è, diciamo, quello che ha il chiarolite. Nel mio caso è quello che ha l'oscurolite. Benissimo. Cioè il contrario, però sì. Sì, scusami. No, no, ma no, aspetta, come, come il contrario? Aiuto. Sì, sì, perché Pokémon bianco ha il... mi sto confondendo? No, ti stai, ti stai confondendo, okay, perché da te il leggendario di copertina è bianco, bianco, anche se hai Pokémon nero. E appunto, sono invertiti. L'eroe da te non ha il chiarolite, ha l'oscurolite. Aspetta un po'. Aspetta, vado a Mistralopoli. Ok, ok, può stare, non mi ricordo. Vediamo, da me è bianco allora, vediamo. Sì, io ho l'oscurolite. Ok, ok, li abbiamo invertiti, quindi, vabbè, non mi ricordavo questo dettaglio in verità. Okay. Non me lo ricordavo sinceramente, quindi è ancora più interessante. Quindi diciamo che il nostro leggendario in teoria è quello opposto a quello della leggenda. È anche interessante questa roba. Quindi... No, ragione Mike, ragazzi, perché l'ha letto adesso il dialogo, mi ero dimenticato questa cosa, che insomma è importante invece. Quindi abbiamo due eroi, ma poi uno solo che unisce la regione. Un drago con i fulmini neri, un drago con le fiamme bianche, verità e ideali. È chiaro. E lo scontro di queste genera la risposta per unire una regione, un popolo, e creare un vero sovrano. Però quindi è andato in soccorso di cosa, secondo te? Non lo sai? Questa è la cosa interessante, nel senso che Mike, persona capace di predittare il finale e poi non capire se gli eroi sono due. Si è andato in soccorso dell'altro gemello. Cioè, ma Dio Cristo, l'idea Mike, che sono due, uno è quello che unisce la regione, l'altro no, va in soccorso. Che ci sia un così reale, cosa che però non torna molto con la nostra neutralità, ma va bene, un così concreto e reale scontro tra ideale e verità. Ok, ok. Come accadde all'epoca in cui uno degli eroi disse A e l'altro disse B, anzi Z, al punto da creare il richiamo a uno di questi leggendari o a entrambi questi leggendari per andare in soccorso, creando il macello, e lui vuole far sì che Sabaku, Saidonia, N creino quel conflitto che risvegli il sonno di queste creature. È quello. Solo che non sappiamo quale è stato lo scontro, perché tra l'altro ideali e verità sono insieme nel quadro. È una cosa interessante, esatto, sono insieme, si separano nell'iconografia di questi leggendari e nel fatto che uno di questi eroi era legato a un ideale, un altro di questi eroi era legato a una sua verità o comunque a un'oggettività, ed eccoci, lui vuole smanettare con quest'idea, convinto che in qualche modo, se replicata, possa generare il risveglio di queste creature e tramite quelle creature che gli vengono in soccorso, gli viene in soccorso, o appunto uno contro l'altro, bianco e nero, avere gli strumenti necessari per poter portare a termine il piano del Team Plasma, che è far capire che sti Pokémon nelle Pokéball non devono starci. Vero. Quello. Comunque, regà, qui grande scoperta per me, e non scherzo, perché non ricordavo che l'NPC di Mistralopoli citasse il leggendario opposto alla versione. Non mi ero mai interrogato sulla questione che idea ne ha il popolo di Unima di quello che succede nel gioco. È interessante vedere che la leggenda non parla in teoria del leggendario che ha poi nella copertina il giocatore. È un'altra cosa interessante da tenere di conto, secondo me. Quindi Mike, non sappiamo ancora bene cosa è successo in questo passato. No. Non sappiamo ancora bene che cosa
abbia coinvolto questo scontro, se ci sia o meno stato uno scontro, e cosa il leggendario abbia fatto in soccorso dell'eroe. L'eroe, esatto, che però ti ricordo, visto che abbiamo appena sottolineato questa cosa, l'eroe di cui parla il popolano è quello che poi unisce la regione, Sì, 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 sì. Quindi è quello in teoria sotto il quale poi anche politicamente e ideologicamente sta il popolo di Unima. Precisamente, ci è rimasto. E poi rimane in attesa della nascita di un nuovo eroe. Esattamente. Forse che allora siamo in procinto di vedere. Bravo, siamo in procinto di vedere perché stiamo arrivando alla torre. Il piano è quello, Gekis ti vuole, cioè N ti vuole da parte di Gekis, oppure Gekis ti vuole da parte del ninja plasma, servirà, cioè hanno un piano, hanno preparato la scena, il palcoscenico per creare questo eroe. Bene, Mike, continuiamo l'esplorazione. Yes. La mossa breccia vanifica l'effetto di riflesso e schermoluce. Ti sorprende? Era una combat girl, mi ricordo di te. Sì, sì, poi gran figa lei da giovane, mamma mia. Ah, qui ci sono i minerali che posso vendergli, ma non ne abbiamo. Poi. Ah, dobbiamo riprenderci l'uovo, è vero. Sì, bravissimo, dobbiamo... Però, cioè, te lo vuoi portare dietro? Ma adesso per questo momento di full trama non serve. No, anche più che altro se dobbiamo catturare il leggendario vuoi catturare il 5 Pokémon. No, esatto. La palude ghiacciata è scivolosa. Come staranno i Pokémon che ci vivono? Allora, beh, come gli ippopotami in Arceus, non benissimo. Allora, no, vero. Vediamo un po'. Qui si scende. Qui non abbiamo NPC. Tutto ok. Qui abbiamo il percorso, quindi non ci serve. Adesso andiamo. Che figata. Già. Oh no. Ok, no, non era sbagliato. Madonna, che poi bello che quando ci sono i bambini ballano, si sentono battiti delle mani. Sto male. Ma che posto, scusa, ma questi sono cascati fuori dal codex? Sì, sì. Il Pokémon leggendario Zekrom, nel mio caso dono, Reshiram, fece dono all'eroe della propria sapienza e scatenò dei lampi sfavillanti contro chiunque non ostacolasse il cammino. Anche qua è lo specchio, perché le fiamme erano bianche, i lampi erano neri. Bravissimo. Quindi, e quindi di nuovo, evidentemente, se unisci alla leggenda di prima, significa che l'eroe ha avuto il leggendario che gli è andato in soccorso perché qualcuno lo stava ostacolando. Eh sì. La regione di Unima è stata fondata da genti accomunate dall'ammirazione per l'eroe e il suo Pokémon ed è cresciuta su questo modello, che è quello che abbiamo detto adesso. È così che si racconta da queste parti. Ma pensa te. Sì, ho capito, ma... Ok, wow. Poi, chissà se conducendo una vita monotona si cade nell'abitudine e si perde la voglia di cambiare. Questo detto, lo pensa Game Freak adesso, penso. Sì. Questa era una maniera di spronarsi, non ha funzionato. Ehi, lo sapevi? Una volta Silvestro ha recitato in un film. Che cazzo è Silvestro? È il capopalestra che regala le medaglie di ghiaccio, ti ricordi? Ah, giusto, poverino. Pensavo fosse il nome di un Pokémon che aveva qui in casa. Si dice che la torre Dragospira sia stata creata da una miscela di ideali e verità. Attenzione. È lì da secoli e continua a proteggerci. Almeno questo è quello che si racconta. Allora, si dice che la torre della Cospira sia stata creata da una miscela. Devo vederla. Però quindi abbiamo una informazione ulteriore che ti chiedo di metterti nella sacca. Cioè, sì, la regione è unita sotto l'ala di un solo drago. Sì, o però di ideali, la torre, verità, è costruita da una combinazione, bravo, di due opposti. Bravo. Perché è il luogo in cui si sono scontrati questi. Cioè, è come la nascita delle montagne. Quindi c'è stato uno scontro tettonico tra ideali e verità. Ok. Allora, se decidessi di ascoltare completamente l'animazione e mandiamo 9 volte a live, né vento né vento né neve scalfiscono. Beh, sarebbe un problema grosso se una torre venisse scalfita dalla neve, ma la sua stessa esistenza sembra avere un significato speciale per la gente. Beh, è evidente, è fighissimo, infatti. Allora, perfetto. Questo si è attivato con una certa... Sì, ora ti picchia e ti ammazza. Buongiorno, da questa parte, prego.
gli siamo anche entrati in casa, ora chiama la polizia. Emozione e suspense con sveglia la mente. Lo sfidante di oggi è questo allenatore. Contro la sua volontà. Esatto, lo so io. Perfetto. Buongiorno, sfidante. Iniziamo subito con i nostri quiz. Sveglia la mente e azzecca le risposte. Ecco la domanda. Esattia, oddio santo. Cioè l'hanno chiamata Esattia, poverina. Lei diventerà una serial killer. Sì, esatto. Lui si chiama domanda. Lo so io. Non so se hai visto. Capito? Come si chiamano le misteriose creature che popolano questo mondo? Oddio, mazza, santo. Questa è tosta, Mike. Questa è veramente difficile. Riuscirei a dare la risposta esatta? La mia è più carina. Qual è il contrario di analogico? Ah beh, dai, almeno. Il pubblico ti suggerisce di chiedere l'aiuto. Perfetto, eccoti l'aiuto allora. Sono pericolose queste persone. Indizio, non sono i Kemons. Dio santo. Non sono i Kemons, da me non è... Ma vaffanculo. O Cigolana, perché è il contrario, cioè analogico al contrario. Oddio. Ma secondo me ti accoltella poi da dietro la bambina, a un certo punto. È tipo l'inizio di Resident Evil 7. A un certo punto lui si alza dal tavolo e ti fa "Welcome to the family". Pum, e ti tira un cazzotto e ti lega. Oddio. Oh, con un aiuto così non dovresti avere dubbi. Ah, tra l'altro, tempo di dare... scusami Mike se ti interrompo, ma devo dirti questa cosa. Stanotte ho sognato che ci bannavano perché tu urlavi una ban word senza pensarci in live, durante una live di Pokémon. La urlavo. Sì, non posso dirti quale, perché altrimenti il sogno diventa realtà. Però a un certo punto sogno diventa realtà. Tu in un momento simile dicevi una ban word e io tipo non sapevo che dire, e poi ci bannava. Guarda che se succede l'unica cosa che puoi fare è dirla tu più forte, cioè è l'unica soluzione a quel punto. Allora, è tanto ormai, allora, self destruct e esplosione nello stesso turno, è come il triodrombo. Allora è tempo di dare la tua risposta adesso. Come si chiamano le misteriose creature che popolano questo mondo? Oddio, oh no. C'è persino, devo non scegliere i cazzi, aspetta, okay. Oh mio Dio. Ma ho una voglia matta di sbagliare, tipo amici. Oddio, niente, vabbè, obbedisco. Scegli le parole o le espressioni. No, no, cosa? No, no. Perché dovrei... Ho scelto, no? Scusate, perché una volta che ho scelto mi ha messo una lista di Pokémon? Ti ha messo una lista di Pokémon? In che senso? È tutto molto strano. Io credo... di essere a posto. Io vedo solo scegli la parola da inserire nel tuo schermo. No, guarda, è tutto veramente molto strano. Scegli un Pokémon a caso. È una categoria, quindi devo andare non su Pokémon, ma su... Ah, perché tu sei andato nella categoria Pokémon. No, tu devi scrivere Pokémon. Esatto, sono andato indietro. Dovevi premere Select. Esatto. No, peccato! Risposta sbagliata, ora mi ammazzano. Oh, peccato. Welcome to the family. Esatto, bel tentativo. Sì, ci è mancato poco. Un antiparalisi. No. Ho solo premuto B. Mi dispiace, loro non accettano errori. A me ha dato un antidoto, ma che pezzi di cazzo sono? Cioè, mi hanno dato la stessa cosa, ma ci ho messo più impegno. A domani, no, a mai più. Io non guardo la televisione, non voglio. Ma tu lo fai? Hai guardato? Sì, ho fatto Pokémon Zuka Misete. Bene. Ah, okay. Ma qua c'è subito il percorso verso nord, finito. Ah, sì. Torre! Ok, ma c'è la cattura? Assolutamente sì. Che in realtà ovviamente sono due diverse perché siamo nell'esterno e quindi è un pool totalmente diverso. Ok. Cioè qui l'abbiamo duplice. O almeno dovrebbe essere, quindi ora ti ci controllo, ma sono abbastanza sicuro che ci sia diversa roba unica dentro, quindi non avrebbe senso separarle e costringerti a repellere qui. Allora. Sì, confermo. Perfetto, sono pronto. Ok, sopra o sotto? Sopra. Guarda il colore dell'erba però, eh. Ok, va bene. Va bene. Lo vedo, è più scuro. Sì, entriamo di nuovo in modalità Nuzlocke. Squadre però sono potenti, eh. Stupita. E... Oh merda, io ho trovato qualcosa. Entro, vado. No, anch'io. Io non lo devo prendere.
Ok. Io ne ho fatti due. Sì. Gelato World. Io ero 35. Sì, ma infatti io la allora, faccio comunque sta lotta. Allora, tu lo devi prendere, vero? Devo prenderlo, sì, uno. Sì, uno, quindi uno lo devi ammazzare. Allora, in teoria sono solo ghiaccio, quindi il ghiaccio, sono solo ghiaccio non dovrebbe essere pericoloso contro di me in nessun caso. Sono comunque intimorito, ma non so. Prendi due, può... paghi uno, sì sì, avete ragione ragazzi. Quindi vediamo un po', io faccio... Madonna, sono troppo forti, quindi... Allora, vediamo un po', palla ombra non può shottare, quindi... Abbiamo però una lead decente. Palla ombra su... Vanillish, facciamo ma... Copriamo la... Uccidiamo la femmina e prendiamo il maschio, perché ha un viso più... Vediamo un po', gli diamo un nome più da gelato. Io ho trovato il mio. Ok. Ne godo, sinceramente ne godo assai di quello che ho trovato. Ah, allora devo stare attento a non ucciderli entrambi. Allora. Allora, una palla ombra non può uccidere di colpo. Avuti potrebbero. Allora. Ho un po' di timore, però mi fido delle caratteristiche. Vuoi fargli una palla ombra? Sì. Non allora, la sua difesa speciale non dovrebbe essere male, se non ricordo male. Ma poi, tra l'altro, non è super però efficace. Però ci guardo per sicurezza, se vuoi. Ok, dai, Pokédexiamo. Pokédexiamo, tanto dovrei servire a questo, poi non me lo ricordo. Ok, 75 di difesa speciale, quindi merda non è. Però 51 PS, i PS sono veramente bassi. Ah, un pochi. Beh, allora facciamo un test. Colpisco entrambi con un attacco non super efficace. E poi vediamo. Poi vediamo. Io tiro una palla. Vediamo cos'è. Protezione Aurelia. Fuoco pugno. Io ho fatto la stessa cosa praticamente. Protect okay. Con Aurelia. Eh sì. Boom. Eccoci qua. Però qualcosina gli devo far, raga. Tanto nitrocarica non penso lo ammazzi. Sicuro? Ah no, perché no, sì, no, certo, perché no. No, il mio non è ghiaccio. Per quanto. La difesa è salita di molto. Vabbè, intanto vediamo se puta caso, cioè a un certo punto possiamo semplicemente semplificarci la vita e dire oh bro, Ultra Ball. Forse no, io forse è il caso che gli faccia veramente Will-O-Wisp, raga. O magari gli tiro solo un'altra palla, è buona? Tanto ha fatto calmamente, ma chi se ne frega. Io l'ho preso la prima palla. Easy. Dio, madonna di Dio! Oh no, mi sono molto preoccupato. No, non è successo niente, però... Tiro la Master Ball reskinnata, ma non è sera, raga, non posso. No, via, deve entrare, dai, è un miniciccolo questo. Niente, non entra. Comete. Va bene. Ah, è aria comete, non me lo ricordavo. Wow. Dai. Oh, è entrato. Bella lì. Vai, leggici un po', Vanillish. Vive sulle montagne innevate. Durante le antiche glaciazioni si è spostato nelle regioni del sud. Sa fare eleganti il mio Mienfu, Pokémon di tipo lotta, Pokémon marziale. Sa fare eleganti combinazioni di mosse, se si concentra aumenta l'efficacia e la velocità dei suoi attacchi. Allora, un lottatore e un gelato. Quindi un guerriero che mangia. Vabbè, un qualunque protagonista shonen. Ok, allora Naruto e Ramen. Certo, chiamare Ramen un gelato è strano, però.
È strano, però tanto non credo che lo avrò in squadra, quindi... No, anche io penso che saranno carne da macello interessanti. Mandare ramen a morire e Naruto a morire fa ridere. Quello che si merita Naruto dopo la saga di Kabuto che resta tutto. Basta. Esatto, madonna, smettila, non voglio ricordarlo. Non ce la faccio, non sto bene. Bene. Ok. Allora, adesso però io uso il repellente perché ho paurissima di questa erba, tanto voglio dire. Sono stato aggredito da Bell intanto. Ok, io arrivo subito. Aspetta, dobbiamo fare l'animazione, fratello mio. Giusto. Ok? Attenzione all'animazione, visto che l'altra volta ci hai teorizzato sopra, ti ricordo, il tornare lo un'unica so vita. Benissimo. Vai. 3, 2, 1. Per proteggere gli ideali. E la verità smarrita, due Pokémon divisi tornano un'unica vita. Bene. Let's go. Arrivo. Allora, ehi! Oh! Gasparago, ok. E tu devi essere Bell, giusto? Io sono Gasparago Aralia, il padre della professoressa che vi ha dato il Pokédex. Piacere di conoscerla, sono veramente riconoscente a sua figlia. È solo per merito suo che mi sono messa in viaggio per esplorare nuovi orizzonti. Oh, bene, sono felice per te. Ma ora non c'è tempo per parlare. Sabaku, Sidonia, Bell, la situazione è questa. Alcuni membri del Team Plasma hanno abbattuto una parete e si sono intrufolati nella torre. Pezzi di merda. Poi Silvestro e quel giovane di prima... Oh sì, Comor, si sono lanciati a tutta birra, oddio santo che boomer, all'inseguimento del Team Plasma. Non sentivo questo termine da 20 anni. Ma, professore... Io un meme con i due tizi che guardano nel bus, no? Uno il tramonto e l'altro la merda. Mike, let's go! E io, ho lasciato la spiegazione più importante. La torre Dragospira è una torre antichissima, eretta prima ancora che Unima venisse fondata. Si racconta che il Pokémon leggendario attendesse in cima alla torre l'avvento di colui che persegue gli ideali. E tu la verità. Allora, pensate anche voi di mettervi all'inseguimento del Team Plasma? Badate bene, però, che non sarà una passeggiata. Se pensate di proseguire, fate molta attenzione. Non si preoccupi. Sabaku e Comor sono due allenatori davvero forti e non è la prima volta che affrontano il Team Plasma. Beh, io magari non sono altrettanto forte. Me ne resterò qui a proteggerla, che ne dice? Oh, grazie mille, Bell. Conto su di te allora. Vai alla torre. Non è molto, prendi intanto questo, ma spero che possa essere utile. Cosa mi dai? Un dolce gâteau. Un dolcino, d'accordo. Sì, se vuoi mangiarlo. Bello comunque, fantastico. Questo è stato un momento Pokémon old school, ok? Sì. Ci sono questi criminali che hanno sfondato una parete in un'antica torre. Prendi questa tortina. Allora, mi piacerebbe davvero sapere cosa hanno in mente quegli invasati. Allora, io posso anche proseguire senza Pokémon Center. Vado. Sì, ma io pure praticamente. Oh. Ok, questo è il momento più Final Fantasy che abbia mai visto in un Pokémon. Fratello, ce ne saranno diversi, non preoccuparti. Vuoi momenti Final Fantasy in questo gioco? Quanti ne vuoi? Poco fa sono passati un capo palestra e un altro tizio. Se hai fortuna ti troverai faccia a faccia con la leggenda. Ok, questa ragazza del Team Plasma è semplicemente fomentata. Sì, sono sì. Contenta. Giustamente, sono anni che inseguono questa cosa. Guardala. Leggiamone magari anche in mappa la descrizione. Genuinamente non la ricordo. In mezzo a questo lago. Perché, insomma... Ti vedo fermo, ti vedo completamente piantato. O no? O no? O no? È collassato? Meno male che si trasferisce. Mike ha detto la ban word, l'hanno bannato. Data così. Mi spiace, ragazzi. Cionco. Meglio ora che dopo, sono d'accordo. Ma qua si poteva surfa? Godo. Ah, aspetta.
Mi sentite? Sì, ora sì. Ridammi pure lo schermino quando puoi. Poteva andare molto peggio, era saltata la linea. Oh mamma. Per fortuna è tornata. Oh mamma. Culo. Ok. Ci siamo. Ti ridò lo schermo subito. Allora. Ti dicevo di leggere quando puoi la descrizione in mappa della zona della torre. Sì, quello che ho detto io mentre stavo crashando è che comunque c'è un ponte qui, ma credo che sia artificiale da parte del Team Plasma, perché se hanno creato un buco vuol dire che questa torre è stata eretta ed è apparsa su questo lago, in questo lago, ma non era accessibile prima. Allora, giusto così, giusto? Hanno proprio forata. Esatto. Allora, la più antica torre di Unima. Non si sa quando e chi l'abbia costruita. Ti faccio un appunto. Probabilmente qui il narratore onnisciente si sbaglia, ma lo fa apposta. Non è la più antica torre di Unima. È una torre che esisteva prima di Unima. Perché se Unima viene unita da ideali o da verità, ma questa torre viene creata da ideali e verità insieme, vuol dire che questa torre, diciamo, questa costruzione preesiste. Allora, è un errore ingenuo, nel senso che semplicemente ora è di Unima perché fa parte della regione, però sì, esatto, assolutamente. Esattamente. Ah, guarda, ti do un piccolo sneak peek, ma lo facciamo dopo, ok? Lo facciamo dopo. Sappi che qui c'è una chicca di level design molto carina. Ora l'hai vista, esatto, grazie al Pokémon che appare lì. È navigabile. C'è una torre rotta perché in realtà tu puoi fare surf lì. Ma magari ci andiamo dopo, ma puoi fare surf perché c'è una colonna rotta apposta. Ok, anche se... Tu forse non hai surf in squadra? Adesso? Ah, non ti parte nemmeno la... Ok. Forse allora entro. Entriamo. Cielo, ok, ci sono Pokémon selvatici qui dentro. Oh! Godo! Dimmi che lo trovo anch'io, che così facciamo un momento lore che dura un'ora. Dai. Ah, no, c'è il repellente, aspetta. A parte che guarda che bella che è dentro. È bellissima. Questa è proprio Dragon Quest, questa torre. Lui è Psico? Lui è Spettro Terra. Vaffanculo, ok, no, non devo prenderlo. Spettro Terra. Cazzo. Bisogna cacciare subito via Spettro Terra, ed è uno dei Pokémon più lore della storia. Lo so, me ne avevamo parlato, non di lui forse, no, un pochino sì, in Arceus. Yes. Però no, erano i Bronzong. Sì, è vero, anche di lui, è vero, infatti. Yes. Sia i Bronzong che... Yes, esatto, i Bronzong e i Golett, Golurk sono i Pokémon della storia. Poi c'è anche Claydol. E infatti condivide con Claydol l'essere trovato in una torre antica. Claydol lo trovi nella torre di Rayquaza ad Hoenn, e qui nella torre Dragospira trovi Golett. Ok, che dai, figata. Catturiamolo. Ok, ci sto. Audino, vai! Allora. Posso rimanere così? Eh sì, è asessuato perché è un golem. Bravo. Dinamipugno! Non tolgo Audino. A Dinamipugno, tolgo sì. A Dinamipugno. Il motivo per il quale ho paura di metterci dentro il Pokémon buio. È anche vero, allora, che qui prendo terra, però. Vabbè, vai, Serpedera. Resisti finché non lo catturo. Dai. Per favore. Magnitudo 9 è tanto. Sono 12 il massimo. Non però... ho capito? No, niente, mi fa magnitudo. Sono sempre quelle mosse che mi fanno paura, ma non sono particolarmente intimorito perché comunque siamo 12 livelli sopra. Io ho risolto il problema. Ah, io anch'io ho lanciato il gioco, vediamo se funziona. Hai lanciato la Master Ball? No, la Master Ball non può missare, amico mio. Lo sai, è la Master Ball, cattura ogni cosa, anch'io l'ho lanciata. Tusce. Ok. Perfetto. Leggi allora, non solo la descrizione, ma anche la categoria del Pokémon, è importante. Certo. Si muove grazie all'energia che gli brucia dentro, ma nessuno sa di che tipo di energia si tratti. Pokémon statua animata. Il mio dice pare sia stato creato artificialmente da un'antica civiltà le cui conoscenze scientifiche sono ormai andate perse.
Devi sapere che in Pokémon c'è questo tema ricorrente che lo stagista ha sempre inserito, ma che poi nessuno ha mai sviluppato davvero, su un'antica tecnologia perduta. E di questa tecnologia ne parlano alcuni Pokémon, tra i quali Golett, poi Golurk. Esatto, un po' Sheikah, bravi ragazzi, un po' gli Sheikah di Breath of the Wild. Il concetto è proprio quello dei guardiani, secondo me, come similitudine fattibile. E un po' Claydol. Essendo che il Pokémon statua animata è tale, si chiama statua animata, vuol dire che questi prima erano delle statue proprio come i golem, e poi questa energia gli ha dato vita. Succede anche con i Claydol, che erano delle bambole, che poi hanno preso vita perché sono state colpite, irradiate da un raggio misterioso. Quindi non so se mai con un Leggende Pokémon 2 vorranno esplorare questa presenza di tecnologia, possiamo definirla aliena, ma anche potrebbe essere semplicemente fuori posto, fuori dal tempo, nel passato di Pokémon. Beh, sarebbe molto godevole se lo facessero. Ti aggiungo che è improbabile che si tratti, anche se troviamo nella Torre Dragospira questo golem, della civiltà dell'eroe, degli eroi di Unima. No, perché certo, qui tutte certo. le conoscenze della civiltà in questione, anche il nome, sono andati persi. Mentre comunque dei tempi dell'eroe ci sono leggende, ci sono rovine. Qui stiamo parlando proprio di qualcosa di lontano, che però potremmo riportare anche al chissà Sigilyph, che ti ricordo essere un guardiano che girava attorno al deserto, e prima del deserto c'era un castello. Ora magari il castello era proprio il castello dell'eroe o del figlio dell'eroe, non lo possiamo sapere, però è strano che ci siano Pokémon che hanno memoria di questi tempi passati nei quali c'era una tecnologia assurda che non si è mai più riproposta. Quando e se li evolveremo, ti dico che Golurk, l'evoluzione, ha ancora delle descrizioni più interessanti. Ok. Sì. Cioè, ma questa è una cosa che abbiamo discusso anche in passato, cioè è tantissima roba, ovviamente. Sì. Infatti spero che ne parlino prima o poi. Speriamo. Ok. Con Leggende Pokémon alla fine hanno parlato di qualcosa che tutti speravamo venisse approfondita, però si sa mai con loro. Vabbè, chiamiamoli Costrutto e Golem, dai, così facciamo. Non c'hanno i nomi i due costrutti boss di Dark Quali? Souls 2? Ah, beh, sì, nel senso i due tizi oblunghi d'oro. Hanno sì, nomi o sì, no? Sì. No, ce li hanno. adesso. Le sentinelle si chiamavano Ricce e Yahim. Alessia, non credo. Alissa. Le tre sentinelle. Alessia. Davvero Alessia? No, forse con la Y, penso. Madonna, si chiama davvero Alessia, che ridere. Pensavo che qualcuno stesse scherzando. È tipo Paolo. Okay. Vabbè, allora preferisci Ricce o Yahim? Ricce come si scrive? Come si dice? R-I-C-C-E. Va bene, Ricce. Io vado con Ricce. Ok. Sono nomi che hanno un grande impatto sulla storia. Allora. Ok. In ogni caso, poi possiamo immaginare che questi golem, dopo essere stati creati, hanno continuato a vivere, hanno continuato a servire l'uomo anche dopo. Ti racconto una cosa: sappi che, per esempio, anche nel palazzo della Regia Aurea di X e Y, che è un altro palazzo regale antico, c'è una statua enorme di un Golurk. A riprova del fatto che questi golem, anche se sono stati creati da una civiltà antica, poi sono stati ereditati da monarchie successive, molto più moderne, anche se si parla di migliaia di anni fa. Animazione, amico mio. Vai. 3, 2, 1. Per proteggere gli ideali e la verità smarrita, due voti condivisi tornano un'unica vita. Fichissimo. Perfetto. Sì, probabilmente l'elemento più importante di X e Y, non sono d'accordo. Repellente. Il repello, va bene. Anche se qui c'è un Pokémon carino da farti vedere, però ci sta. Vabbè, allora quando si spegnerà. Dai, va bene. Ok, pronti. Salute. Ok. Salute. Sta arrivando.
Sì, esatto. Sta arrivando, Mike. Allora. Ok. Guarda l'acqua com'è placida, che figata. Con... Che bello che è da vedere su Pokémon, comunque. Oddio. Sempre di Final Fantasy. Sembrerebbe che stia succedendo qualcosa in cima. Ok. È la prima volta che... È la prima volta che il nostro personaggio pensa. Sì. Ok, Comor, che cosa c'è? Guarda che roba. A quanto pare è possibile camminare anche sopra le colonne cadute. Io mi rimetto all'inseguimento. A dopo. Ci ha detto una cosa abbastanza ovvia, grazie. Non così ovvia. No, perché non si vede bene dalla prospettiva. Qua non ci sta. Esatto. Va bene. Non c'era niente qua. Iperpozione. Pericolosissimo. Polvo stella. Ok. Wow. Quella è bella, eh. Non è finito il repellente, non ne ho un altro, quindi... Ok, allora poi non lo uso nemmeno io. Non ha preso tutto, Mike? Vabbè, non è niente di importante, non è niente di importante, ragazzi, non è niente di importante se non ha preso tutto. Pietra Brillo. Ah, era lì sotto. Era lì sotto, sì, non so se Mike l'ha preso, vabbè, ma sti cazzi. Ah no, Mike l'ha preso, io no. Vabbè, non ho finito la... Non ho finito la mappa, ragazzi, sono ancora qua. Che si vede solo quando sei sopra. Oddio mio. Io sto trovando un Pokémon Mike ogni 5 secondi. Tranquillo, non so se uscire dalla porta che ho trovato o no. Se vuoi farlo, fallo, io poi schiaccio l'acceleratore. No, tranquillo. Ancora c'è da fare un po', quindi non è che sia tutto finito. Puoi attraversare la porta se vuoi. Ah, ok. Sì. Oddio! Voglia. Pieno di gente qui. Madonna, ragazzi. Pietra Brillo c'era qua sopra. Lo so, ragazzi, pulizia del velocizzo, ma devo raggiungere Mike. Sono stato lento. Sono stato unvet. No, sei stato unrepel. È vero che quello. Prego. Ok, vado. Ci penso io a questi. Tu vai pure avanti. Ok, si fidano un sacco di me. Non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo. Però non pensavo proprio che fossero così tanti. Che seccatura. Ragazzi, dobbiamo allenare Pigeon perché... C'è Ancient, deve vivere. Non puoi nemmeno capire quanto sia nobile la nostra causa. Sì, il capo palestra mi ha sconfitto. Ormai il nostro sovrano dovrebbe essere giunto in cima. Non c'è più nulla che tu possa fare. Ma cosa pensi di fare? Che speranze hai contro di noi, adulti, insomma? Dissero quelli guidati da un bambino. Hai parlato con tutti? Forse mi manca quello accanto a Silvestro, ora controllo. Silvestro, Comor, sono proprio dei gran seccatori. Alza. Altro che... Sì, ma sti host, cazzarola. Oh no. Watchog mi fa sempre paurissima. Comprensibile. Vabbè, però comunque, insomma, se non fa pazienza. E anche oggi Ancient vive. Non vi capisco proprio.
Anche Censiente non è altissimo, in effetti. Quanto è? 38. Adesso lo metto al primo posto, se non mi arriva un Pokémon lotta. Chi osa opporsi al Team Plasma non la passerà liscia. Parlagli sempre anche dopo. Sì, sì, ma adesso infatti vado a ritroso perché ho lasciato quello accanto a Silvestre. Lipard. Ok, è buio, quindi Audino dovrebbe stare tranquillo. Ah, ma abbiamo proprio la coppia Chansey e Pidgeot davanti. Eh sì, perché il mio è ancora un po' indietro. Poi i livelli non sono tanto diversi qua, in effetti. Aia. Una trebbia Pidgeot. Ok. Ai, i Pokémon si sono fatti male, carino. Quanti Pokémon hai sconfitto per arrivare fino a qui? Perché tu hai capi palestra, vi opponete a noi così ostinatamente? Non riesco proprio a capirlo. Ok. E questa è la potenza che contraddistingue un capo palestra. Ma questa forza è pari a quella dei sette saggi. Al di là del fatto che è comico che sia Silvestro il capo palestra più debole della storia dei Pokémon, in realtà apprezzo molto il fatto che in questo gioco i capi palestra non siano dei deficienti, esatto, che perdono contro i cattivi. È vero, esatto. Anzi, sono un po' Avengers che salvano contro il male come nel manga. Dipende quale manga, no, ma come nel manga. Allora. Potrei mettere più Pio, in effetti, perché finché non fa frana, ma pure lotta buio, vabbè, sì, sempre lotta è, però, quindi non posso mettermi a menarlo con Audino. I livelli non sono così diversi, è questo il fatto. Non sono così al sicuro. Però Pio Pio dovrebbe poter reggere, sì. Cioè, anche Breccia è pericoloso, è vero. Breccia e fine... Stab è pericoloso sempre. 30... Sì. Però devi vedere quanta difesa hai al solito, quanti PS hai. Pensare che allora una super efficace ti deve fare 60 qui, se 121 il crit, che ti manda a morire. Altrimenti, sì, esatto, purtroppo lo switch in con Aurelia dentro non è safeissimo, perché lui è anche buio. Esatto. Il fatto è che purtroppo un critico cattivo su Audino poverino lo scoppia, quindi sarà anche debole Scraggy, però puoi mettere Serpedera, esatto, è sempre safe. Esatto, Serpedera è tranquillo. Viso truce, vabbè, però basta la velocità, fatta, cioè, non può fare niente ormai. Non potevi giocare attorno al fatto che facesse una stronzata, perché, cioè, sennò così. Ah no, certo. Sì, ora Ice Punch crit morto, ragazzi. Eccolo. Ah, tocca prima a me? Beh, sì. Anche abbiamo fatto l'altra volta, ti ricordi tutto il calcolo della velocità di Serpedera? Lui molto è veloce. Veramente. Sì, anche se vai. Sì, certo. Vabbè, addio. Bravo. Guarda, la spada del re, quella. Eh sì, esatto. Very good. Ok. Se il nostro sovrano riuscirà a unificare tutto il mondo. Il mondo? Non ci saranno... Eh sì, non ci saranno più né allenatori né lotte. Unificare il mondo. Quindi vuole fare un eroe al quadrato. Noi viviamo perenne. Ok. Che abnegazione. Beh, mettiti nei loro panni. È il re che permette loro di vivere questo mondo senza lotte, questo mondo senza schiavismo, questo mondo senza, sì, esatto, Pokémon che sono costretti a farsi del male vicendevolmente. Guarda, ritorno sincronizzato da parte di entrambi, crit morto da parte di entrambi. Abbiamo perso sia Pidgeot che Chansey, ragazzi, incredibile. Dai, di nuovo. Ecco, no, qua, 3, 2, 1, vai. No, ti ha fatto attaccalite. Ah, mi ha fatto attaccalite. E niente.
ottima argomentazione, tuttavia crit morto. Oh no, unghie aguzze. È finita, Mike, è finita. Adesso il crit morto sarà davvero letale. È paura. Mike è al 33 ed è un Lypard. La sua statistica più grande è pagare le tasse, credo. È fortissimo a pagare le tasse e le paga sempre in tempo. Il sole è bello perché esiste la notte. Noi esistiamo perché ne risplenda. Ti è uscita male, non sei una poeta. Una frase che sembra stupida, ma l'ho riletta la seconda volta e ha un suo senso. Cioè, loro sono il mezzo giustificato dal fine. Loro sono la notte che ancora lotta con i Pokémon, ma che fa da sfondo affinché il sole N alla fine sorga. Quindi ha un suo senso, ma sì, gli è uscita male. Basta, sprechiamole. Allora, ok. Ah, c'è ancora un tizio qua. Pensavo che fossero le scale di uscire, cioè, per un'altra area. Ora che sei qui a torre, Dragospira, ci penserò io a sconfiggerti. Sono esaltatissimo! Vedi? L'avevi detto che erano esaltati. Esatto. Tre Pokémon. Ah. Oh no, Watchog. Finita, è finita. Ottima Super run Zanna. Finora, Mike. Esatto. Tuttavia, crit morto. Super Zanna into Iper Zanna. Allora... Minchia, ha fatto è finita, è finita. No, è finita, Mike. Fatta. Non c'è più niente che possa permettere a Audio di sopravvivere. Ti prego, dammi tanti punti di esperienza. Scraggy. Oddio, Scraggy è lotta, vabbè. Vabbè, vabbè, Mike piace rischiare il crit morto. Crorok. Terra buio, giusto? No, corretto, 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 corretto. Terra buio. Ok. È perché stavo sovrappensiero a riflettere sul fatto che non ha un fortu nuovo. Ci stavo rimanendo male. Ah, neanche io sto dando il fortu nuovo, ma perché ormai siamo messi bene, dai. Eh no, è vero, è vero, è vero. Dente di drago. Oh, attenzione, è l'arma di Havel. Guarda un po' l'effetto. Guardo subito. Oh no. Fortissimo. Dente duro affilato che potenzia le mosse di tipo drago. Vabbè. È l'ennesimo boosting power di un determinato elemento, in questo caso il 20% del tipo drago. Benissimo. Hai tutti i Pokémon curati? I do. Io no, quindi adesso li curo. Adesso li curo. E ricordati sempre che è importante salvare nella vita. Fondamentale. Assolutamente. Nino, Nino. È arrivata la polizia del velocizzo, ragazzi. No, io non ho fatto niente. No, no, sono stato io, sono stato io. Ok. Sono innocente. Quanto siete belli che fate Nino, Nino. Fatemi morire. So, ragazzi, che ancora non ci siamo, ma devo bluffare. Ok. Vai. Vado. E qui c'è il leggendario. Non è vero. Oh, no. Che bello. Guarda. Oh no. È la prigione dove ti chiudono in Dark Souls 1, agli archivi. Sì, 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 sì. Che bello. È la prigione di Final Fantasy VIII, che è un po' nel deserto. True. Polvo Stella. Oh, ce l'hanno messa tutta a fare un bel videogioco con pieno di idee diverse, Per l'ultima volta. Per l'ultima volta, sì, hanno detto questa, it's our last time, so. Ma poi guarda quanto i dungeon si distinguevano ma fra sì, loro. Esatto. Giocavano con la prospettiva, con le potenzialità della console. Sì. Cioè, pensate che ora sono la palla al piede di Nintendo. Ora sono il brutto anatroccolo, regà. Sì, sì, sì. E il fatto è che mi sembra strano che Nintendo non possa perché non ha la maggioranza. Di allora, ragazzi, scusate, Un terzo e non solo.
È un terzo e 20 milioni di copie a botta, quindi... stanno muti. Hai capito? Sì, alla fine sì, loro dicono, sì, ma le vuole 20 milioni, stai zitto. Esatto. Oh, senti, hai visto? Siamo i migliori. Eh sì. Vendiamo. Però insomma, no, alle porte di quello che si prospetta essere un possibile Game of the Year, visti i trailer di Tears of the Kingdom, è strano pensare che siano due giochi, Scarlatto e Violetto e Tears of the Kingdom, che girano su Switch, entrambi punte di diamante. Non è Frobben, ragazzi, è Ben Active Doll. Chi urla? Ah, non lo so. È tutto in fiamme. Qui dicono al fuoco. Ok. Sta succedendo qualcosa in cima alla torre. Oh, quello però era un verso strano, Già. Elisir Max. È tutto in fiamme, Attenzione. Un saggio, Giano. È lui. Finalmente il nostro sovrano diventerà l'eroe. Ah, vedi proprio, ok. Shameless. È impossibile. Come hai fatto ad arrivare fin qui? Proteggiamo il nostro sovrano! Ah, scappa. Proteggiamete il nostro sovrano. O sei con il team plasma, oppure sei contro. Ah, Marichiano. Non c'è posto qui per te. Nessuno potrà fermare la nuova alba di Unima. Sì, ma cos'è? 4 contro 1, oh, Bonnie. E il sesso 4. Watchog, ok. Temevo peggio. Non abbassare mai il pisellino, Mike. No. Non... Ok. Vai. No, non uso lanciafiamme, ragazzi. State calmi, per favore. Pur tuttavia, crit morto. Allora. Assurdo, come ho potuto perdere? Ma sappi che non sono l'unico. Finalmente il nostro sogno diventa realtà. D'ora in poi nessuno potrà fermarci. Ah, uno alla volta. Sì, ma non ti curano. È vero. Pericoloso. Oh, ho messo Pokémon giusto in cima. Sono cattivi ma educati. Giusto. Beh, non esistevano ancora le orde. Non aveva prepotenza questo, Mike? No. Vero? No. Non potrei fermare gli altri membri. Prendi questo, plasma! Questo deve andare immediatamente in punizione, perché Ender se ne vergognerebbe molto. Questa. Sono d'accordo. Trubbish. Oh, attenzione, veleno, guerra, morte, l'erba, scioglie, tutto. Oh, flashback del Vietnam. Vai, vai, io lascerei Serpedera. Anche se potrei, perché secondo me non la uccide nemmeno se piange in aramaico. Però non lo farò comunque. Ottimo, perché così gli facciamo setappare 9 volte su Word Dance e poi ci swippa il team. Ha senso. Calma. Calma. Allora, non posso fare niente di particolarmente cattivo a Trubbish se non menarlo forte con Chansient. Ci sta. Sto 10 livelli sopra, in effetti potrei semplicemente menarlo, però vabbè, dai. Sai, c'è fango bomba, tossina, cose cattive. Dai. Secondo me ci sta a giocare safe, Mike. Sì, non si sa mai cosa può succedere. Oddio, riduttore. Ok. Addio. Ok, dai. Pigent al 42, ci sta. Cosa che ha fatto? Io ho fatto poco danno. Ah, ok. Ora sta facendo accumulo.
Sì, ma non farà altro. Sfortunatamente accumulo a un effetto segreto crit morto, sempre. No. Non è vero. Oh no! Non è vero. Il Pokédex scherza. Eccoci qua. Cortesia, non è molto forte. Vediamo un po'. Cortesia è una mossa fortissima in doppio, ma non ti serve. Okay. Leggila però. Sì, aiuta un bersaglio più lento permettendogli di agire subito dopo. C'è una combo che si fa con Torkoal e Lilligant. Lilligant ha un'abilità che è clorofilla, sotto il sole aumenta di velocità, raddoppia, ok? Torkoal è il Pokémon più lento dell'universo, ma può fare eruzione e fa malissimo a tutti i Pokémon in campo, tranne quelli del giocatore. Quindi tu metti Lilligant in campo, fai cortesia e dai il turno di Lilligant a Torkoal che è velocissimo, spara roba. Wow. Oh no, per farti questa lezione non ho pigiato. Nino. Il nostro sovrano fonderà una nuova nazione. Ah no, ma allora... Vediamo un po' se riesce ad affrontare 4 lotte di fila. Quindi vuole fondare una nuova nazione. Pensavo di essere una lotta indietro. Come? No, beh, lui lo vuol fare nello stesso modo, creando ammirazione e rispetto. Bravo. Sì, questa è da multa, ragazzi. Qui la multa del velocizzo me la prendo perché non c'era proprio motivo. Sei un osso duro. Da dove prendi tutta questa forza? Per stavolta ti lasciamo passare. E il saggio che fa? Che fa il saggio, eh? Ok, dice la stessa frase. L'eroe ci guiderà verso un nuovo mondo. Sì, un mondo dove gli allenatori come te perderanno finalmente i Pokémon. Vabbè, questo fa il boomer che si lamenta senza agire. Ok. Vado. Oh, siamo in alto, eh? Sì. Di la musica. Sempre più Final Fantasy, oh. Oddio, che paura. Oh, Gesù. Oh, che... No, guarda, no, con la prospettiva non è possibile. Nota che sono flippati. Sì, lo sono. Ma non mi aspettavo una presentazione così cruda. No, ma che spettacolo è? Guarda, non è maestoso. Questo è il Pokémon leggendario che guiderà il mondo accanto all'eroe. Ora potrò recarmi alla Lega Pokémon con Zekrom per battere il campione. Sarà l'ultima lotta per i Pokémon, quella che metterà fine alle loro sofferenze. Finalmente potranno avere un mondo in cui vivere felici. E perché battere il campione per la fama, certo? Beh, supremazia, no? Cioè, sono esatto. Anche più forte del campione, nessuno può battere. Se puoi fermarci, dovrei prima diventare un eroe. Solo se Reshiram riconoscerà il tuo valore, potrai affrontare me e Zekrom alla pari e avrai così una possibilità di fermarci. Cosa pensi di fare? Secondo le mie previsioni, tu incontrerai Reshiram. Sarai forse tu, con l'aiuto e la fiducia dei tuoi Pokémon, l'incognita che manderà all'aria il mio piano di cambiare il mondo. Ora vai, trova Reshiram, se ci tieni così tanto a proteggere il legame che unisce uomini e Pokémon. Sono sicuro che anche lui, sotto forma di chiaro lite, ti sta aspettando. Oddio. No, che spettacolo! Ok. Ma chi era quello? Che diamine sta succedendo? Com'è possibile? Quel tizio è Ren, vero? Come mai accanto a lui c'era il Pokémon leggendario? Non può essere veramente lui l'eroe. E perché ti ha chiesto di trovare l'altro? Calmiamoci. Intanto usciamo di qua. La cosa più importante ora non è capire cosa è successo, ma qual è la prossima mossa da fare. Magari entrambe le cose, Silvestro. Mike. Porca nel miseria. Momento in cui solitamente si cattura il leggendario, vai nel luogo del leggendario e te lo cattura l'altro. Te lo cattura in faccia l'altro e ti fa: io vado alla Lega. Ciao. Oh, mi raccomando, io ci credo che trovi l'altro. Ma intanto io ho già fatto. Tu non hai neanche idea di dove trovare il tuo. No. Oddio. Non credo ai miei occhi. Il Pokémon drago leggendario si è risvegliato. E non per nostro merito. Cioè, noi siamo stronzi. Sì. A quanto pare quel tizio di nome N ha risvegliato il Pokémon drago. E prima di sparire ha anche detto a Sabaku di cercare l'altro. Che cosa? Quindi ci sono due Pokémon drago leggendari. Esatto, è proprio così. Oh mio Dio, questa è proprio una cosa. Lo sapevo che era lui, che poteva essere. Nardo,
Sei veramente tu? Da quanto tempo? Secoli, come stai? Non c'è tempo per i saluti. Quel fulmine violento che si è levato dalla torre è opera di un Pokémon così potente da poter distruggere il mondo intero. Per me era una colonna di fuoco, ovviamente. E il pazzo che lo controlla vuole imporre a tutti di liberare i Pokémon. Non so se sia per paura o per devozione, ma non possiamo lasciarlo fare. O quello che ci aspetta sarà un mondo in cui i Pokémon allenatori non potranno più vivere gli uni accanto agli altri. Hai ragione. E non è tutto. Il capo del Team Plasma che ha risvegliato Zekrom ci ha anche detto di cercare Reshiram. Secondo i miti, Zekrom devastò in un istante, con fulmini micidiali, l'antica regione di Unima, insieme a un altro Pokémon. Tu invece avrai le fiamme che hanno bruciato. Esattamente, tutto. Esattamente. N deve esserne al corrente e ora si aspetta che noi gli portiamo l'altro Pokémon leggendario. Cosa? Ma risvegliare un Pokémon così forte è pericoloso. Ah, sei davvero una ragazza gentile. Poverina, mi sarà ha detto la cosa ovvia. Ma vabbè, Nardo è carino, dai. Sì, non abbiamo alcuna possibilità di riuscita. Si tratta di un Pokémon leggendario. Non piace nemmeno a me fare quello che è N o come si chiama. Si aspetta che ci facciamo, che facciamo, ma non ci resta che cercare quel drago. Anzi, la sua pietra. Meglio che a trovarla siamo noi piuttosto che il Team Plasma. Andremo a cercarla al castello sepolto che ho visto durante il mio viaggio per la regione. Andiamo. Va bene, allora pensateci voi a trovare la pietra. Io esplorerò la torre. Chissà, magari riuscirò a capirci qualcosa di più. Ricordi che non Vengo l'abbiamo potuto io. Esplorare? Certo, non potevamo esplorarlo. Ho capito una cosa. In momenti come questo, solo se si ha la forza si può fare veramente qualcosa per gli altri, Pokémon o umani che siano. E la mia forza è quella dei miei Pokémon. Forza, campione, non perdiamo altro tempo. Va bene, Comor che dà ordini al campione. Sì, vabbè, se lo sento. La situazione si sta facendo davvero seria. Non sono sicuro di aver capito bene cosa stia succedendo, però... Tu vai al castello sepolto, vero? Hanno detto che si trova nel deserto della quiete. Ci si arriva dal percorso 4. Ok. Prima di recarci, voglio farti soffermare su un dettaglio che può sembrare scontato, ma secondo me non lo è. Avevi giustamente teorizzato che i Pokémon leggendari potessero risvegliarsi insieme. Ma a quanto pare non è così. No, non è così. Non è così e N ha quel che serve per risvegliare il leggendario che nella tua versione è quello che ha brandito l'eroe che ha unificato la regione. Quindi sì. L'eroe che è uscito vincitore da qualunque scontro lo abbia coinvolto, il passato narrato da questi popolani, ok? Nardo ipotizza che quindi voglia anche l'altro per completismo. Ma c'è da dire che N non è mai sembrato realmente un furfantello che cerca di farti risvegliare il Pokémon per poi rubartelo, banalmente perché potrebbe farlo lui. Cioè, ok che il leggendario rispecchia quel che pensi, ma N è 1000 anni luce avanti a te. Sì. Quindi non ha bisogno, come il cattivo di un gioco Pokémon comune, di usarti perché lui è scarso, tu no. Tu sei il bambino prodigio, lui è semplicemente cattivo e coi soldi, e quindi ha bisogno di te per raggiungere certe cose. N non ha bisogno di te. Quindi, a questo punto, non l'interpretazione è libera. Ma io ti do la mia interpretazione attuale, che poi ovviamente potrebbe essere arricchita dalle prossime scene che vedremo da qui alla fine del climax. N non ha bisogno che tu catturi il leggendario per risvegliarsi. No, esatto, è quello il fatto. N vuole essere legittimato dal tuo risveglio del leggendario. Sì, esatto. N per vuole che tu lo faccia, perché così renderà ovvio che è lui il re, non tu. Ma è talmente forte che ti chiede di giocare armi pari. Cioè, capisci? È un cattivo che ti chiede di sfidarlo perché sa di batterti. E vuole. Mentre i soliti cattivi ti dicono: ah, ti ho rubato il leggendario perché così tu hai Scarsomon e io c'ho Groudon e adesso ti faccio il culo. N non è. Non gli basta vincere. Lui vuole vincere battendo te. E avendo te nella sua forma migliore. Esatto, è un po' Cell. Cioè, vuole combattere l'allenatore migliore che c'è sulla piazza, che secondo lui sei tu, se riesci a risvegliare il leggendario. Ma tu non ce l'hai fatta, non sai neanche dov'è. Lui sì, esatto. Quindi al momento c'è un abisso tra te e lui.
Forse è per questo che ti ha scelto sin da quel momento nella cava pietra elettrica. No, ma infatti è un egomane, cioè, nel senso, sì, sì, vero. Anche un po' Uamu, va bene. Mi piace anche un po' Uamu. Però Uamu è solo un guerriero che vuole lottare. Enne vuole imporre la sua legge al mondo, ma secondo me sente in qualche modo che battendoti è meno un'imposizione e più uno scorrere della natura delle cose. Cioè, se ho battuto anche Sabaku, io posso. Cioè, ho il diritto di imporre la legge al mondo, niente più Pokémon. Perché ho battuto il migliore che c'è, e chiaramente Sabaku, se batto il rappresentante dell'ideale opposto al mio, della verità opposta al mio ideale, io ho il diritto di esatto, unire, di creare questa nuova nazione senza Pokémon. Io la interpreto così, poi dopo magari arricchiremo questa cosa. No, ma è come se avesse appunto bisogno di, anche per se stesso, avere un final, diciamo, momento nel quale cementificare per la sua stessa psiche il fatto che chiunque, cioè, come se faccio questo, se ottengo questo, posso agire in maniera perentoria, sì, non mi interessa. Ho la dimostrazione anche leggendaria, anche simbolica, che ho ragione. Esatto. Ok. Esatto, esattamente. Sì, hai ragione. Forse è più un'autoconvinzione del sono il re. Se vinco, sì, sono il re davvero. Cioè, non c'è verso, sono il re. E noi siamo delle merde, invece. Mike, andiamo? Andiamo. Bene. Andiamo a prenderla. Allora, percorso 4. Se non sbaglio... Allora, sì. Esatto, devi andare a Ostropoli e poi a Nord. O se no lo fai al contrario, è uguale, uguale. Esatto. Ho sbagliato città, scusate. Allora, possiamo anche fare il surf se vuoi, eh? Ah, giusto, dici... dipende, o facciamo il surf alla torre... Facciamo prima il surf alla torre, che ne dici? Ok, ok. Poi andiamo a prendere la pietra. Ok. Mistralopoli. Allora, mettiamo un po'... MT. Che è nel deserto. Allora, torniamo a Mistralopoli, sì. Clippate, per favore. Voi sapete cosa? Che poi sarà utile, sarà uno strumentopolo misterioso che ci tornerà utile più tardi. Allora, tanto cascata ce l'ho, posso insegnare, gliela metto surf e poi rimetto cascata. Ah, non posso cancellarla. Uff. Allora, aspetta, mi metto un secondo un Pokémonino trash. Ok, ti devo seguire necessariamente. Perché te lo anticipo, sì, ci sono delle lotte lì, quindi... Ok. Allora togliamoci Chansey e Pidgeot temporaneamente. Un momentino. Ci sta? Li abbiamo allenati per tutto il tempo in questa torre. Esatto. Sposta. Vediamo un po'. Qualcuno che può imparare surf. Ok. Tanto l'uovo, io pensavo, ma no, ok. Magari. No, giusto. Perché tu hai bisogno di surf. Allora. Guarda, se no, guarda, facciamo una cosa. Semplicemente perdo meno tempo. Cioè, perdo un po' più di tempo. Dov'era lo smemora mosse? Il dimentica mosse, l'elimina mosse, anzi. L'elimina mosse? È nella città prima. Quella Ponentopoli dovrebbe famiglia essere. Famiglia delle quella... mosse, ok, Ponentopoli. Quella okay. Della palestra volante, non mi ricordo. In italiano dovrebbe essere Ponentopoli. Sì, sì, ok, perfetto, Ponentopoli. Sì. Ok. Ah, ok, gli insegni surf e poi glielo togli? Sì. Quindi non tolgo nulla dal party? No, non togliere niente. K. Ok. Ah sì, potevamo guardare Golett, è vero, avete ragione. Vi guardo il mio, aspetta. Vediamo, Mike, mi raccomando, qui concentrazione massima, eh. Va bene. Ma tipo massima, Mike. Massima.
Ok, mi concentro. Omega, ok? Oh, ok. Allora, il mio è vivace. Il mio è mite. Dovrebbe essere neutro mite? No, no. Ha la difesa alta e l'attacco speciale basso. Merda. No, il contrario. Attacco speciale alto, difesa bassa. Ah, gran merda. Il rosso è gustato, sì, gran merda. Abilità ferro pugno. Che potenzia le mosse e tira pugni, cioè le mosse pugno. Se non era neanche male, peccato. Le mosse di tipo pugno. Ok, peccatissimo. No, no, lasciamo perdere l'uovo, ragazzi, adesso, che qui bisogna essere... competenti. Dobbiamo essere abbastanza pronti al peggio. Ahimè. Ok, allora. Abbiamo il Pokémon qua. Vabbè, niente strumenti. Usiamo gli strumenti per la forza. La bella è rimasta lì. Ok, surf attivato. Vado. Ok, c'è un tizio qua. Lo so bene. Io sono un fanta allenatore, vale a dire che sono fortissimo. Se io perdessi una lotta, le fondamenta di Unima inizierebbero a tremare. Madonna! Non è vero. Vanillish, oh no, che pizza, un Pokémon erba davanti. Livello 36, vabbè. Ok. Comunque, se avessi... faccio una riflessione a Yvette, ok? Ma in realtà anche Mike può ascoltarci serenamente. Ma qui sparo Acrobatics, mica muoio. Scusate, Ok. Se avessi giocato Elden Ring prima di Bianco e Nero... E avessi giocato i giochi della... ultima generazione prima di Bianco e Nero, avrei pensato che il terzo leggendario di questo gioco fosse una sorta di volontà superiore che ha mandato in terra Zekrom e Reshiram, perché avrebbe super senso visto che scherzavate sul terzo leggendario. Altro che disastro. Crit morti. No. Cioè merarmi il merda. Divieto. Ok. Signorina, dimmi. In passato ho affrontato altri avversari forti e ciò mi ha spinta a coltivare le mie capacità fino a superarli. Anche tu sei forte, ma un giorno riuscirò a battere anche te. Ah, tu parti già perdente. Va bene una, eh. Ragazzi, okay. Mike, devo prendermi un rischio. Devo prendermi un rischio. Sono pronto. Ok, mi sono preso un rischio. Carico. Ok, adesso posso vedere Mike che ci fa fare Total Party Kill in Serenity. Sono pronto. Evviva. Ok. Super efficace, okay. No, ragazzi, ridaglie questo coso di Darmanitan lotta, non è lotta. Oh, finalmente giga assorbimento. No, no, questo è fatto, questo è niente. Ah, mio fratello. Allora. Mio padre. Vabbè, senti.
Sorella, sì, è vero. Madonna! Madonna! Che male. Brutto colpo, crit, vabbè. Crit. Però ricordati che l'altra volta ti ha fatto vedere Hammer Arm, che è una mossa lotta. Però... Vero? Ragazzo che chiedeva perché cosa fossi preoccupato che visto che ho frana. Può fare solo colpo. Guarda qua giù. Vabbè, non può comunque uccidermi. Da 119 a 81. No, può uccidermi con un crit. Allora, no, ricordati era, che lui era, al momento. No, fermo. Ti manca okay. Un passaggio, ok? Ok. Adesso ha fatto colpo. E colpo è una mossa che ti locca, ok? Mm-hmm. Quindi adesso sei. Non può farti Hammer Arm. Intendevo okay, dire okay. Che comunque. Ce l'ha, sì. Ce l'ha, quindi qualora uscisse da colpo, ricordati che ti ha già mostrato che ha Hammer Arm. Questo intendevo dire. E come fa a uscire da colpo? Una volta che farà colpo varie volte, poi si confonderà. E da allora però potrà usare altre mosse. Ok. Però comunque mi ha fatto un critico e ha tolto fino a 81. No. Su colpo sei safe. Tra l'altro ti chiedo di ascoltare con attenzione e di alzare il volume. Non sto scherzando quando okay. Titterà con colpo. Va bene. Sì. Oddio no, attacca prima lui, quindi in teoria poi lo ammazzi forse. Che cosa hai su Miriel? Non lo so, perché surf è speciale. Ok, ma lui è fatto di carta. No, è vero. Comunque, da 119 a 81 sono 40 danni, quindi col critico. Con 40 danni non posso morire, ok. Surf, vediamo che succede con surf. Ascolta. Hai sentito? Che sono tipi diversi di colpo? Perché sono pugni e calci. Sono le note di Super Mario. Del team di Super Mario, no, e non scherzo. Dio santo. Fatto apposta, è una citazione al fatto che Miyamoto gli ha finanziato il primo gioco. Ma pensate. Ok, dai. È andata. Ho avuto paura. Le avanni. Che erba coleottero? Sì. Erba coleottero. Per 4 ti fa 4 per. Sì, no, a me sì. No, certo. A me sì. Ragazzi, non scherzo, sono davvero le note di Super Mario. Fa pa 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 po. E per quello sono tanti colpi. Fa. E ve lo faccio sentire. Ve lo faccio sentire adesso. Vediamo. Super Mario, Pokémon. Com'è che si chiama colpo? Thrash, mi pare. Sì. Non sono riuscito a starti dietro. Aspetta un attimo, Mike, che faccio sentire sta cosa ai ragazzi. Sì. Tolgo l'audio al gioco. Eccolo. Sentito? E niente. E fatto apposta, insomma, una citazione ci sta affettuosa. Senza Miyamoto, col cazzo che faceva un Pokémon rosso e blu, quindi. Anzi, rosso e verde. Bene, prego. Allievo, ci siamo. Vediamo se c'è altro qua. Forse quello di cerca strumenti. Sì. Manca la nota Spama iniziale. Cuore. Quindi abbiamo finito qui. Yepsi. Ok, figo. Per chi non lo sapesse, Miyamoto è stato uno degli individui di Nintendo che all'epoca ha detto a Yamaguchi, al presidente, di finanziare il progetto di Satoshi Tajiri nonostante il Game Boy fosse a fine ciclo vitale. Però secondo Miyamoto l'idea era figa, poi di Miyamoto è stata l'idea di fare due versioni con gli esclusivi. Donna mia. No, il fantallenatore l'ho fatto prima, ragazzi. Che bestia, mia moto. Che treno. Non ho preso qualcosa, raga? Solo la squama cuore. Cosa mi manca? Penso che tu non abbia preso la squama cuore. Non dovrebbe mancare nulla.
Vai pure verso... Ci sto andando con grande celerità. In mezzo al lago. No, ma non mi frega niente la scomacuore. Liramella è in una casa, non è adesso, che dite? O mi ricordo male? Non c'è adesso Liramella. Perdonami, allievo, stavo parlando con la chat di una cosa, dicevi? Figurati. No, no, nulla, nulla. Ti ricordavo che ti mancava solo quello, quindi vai tranquillo. Arrivo. La scomacuore. Ok. Ci sono, sono nel deserto. È dopo. Ma è dopo, non è ora. Mistralopoli. Allora aspetta un attimo, Mike. Controllo una cosa. Sì. Intanto che tu vai. Ma adesso è accessibile. È ora. E allora no, dobbiamo prenderla. Leggi pure, leggi pure. E aspetta. Quello è l'ingresso del castello sepolto. Però mi sorprendi. L'hai raggiunto prima di me. I Pokémon del deserto della quiete sono più tosti di quanto mi aspettassi. Devo ringraziare i miei Pokémon se ce l'ho fatta ad arrivare fin qui. Nardo è già andato avanti, sbrighiamoci. Sì, esatto, conviene mettere cascata perché sennò alla fine. Nardo rimane bruciato. Avete ragione voi. Vieni un attimo a Mistralopoli. Dobbiamo fare una cosa. Ah, guarda, l'ho fatto proprio per poter... Ci sono, sono nella casa delle mosse. E perché ci puoi arrivare solo in inverno, cazzo? Vedi che ancora scopro cose su questo gioco. Ok, ok, quando fai tutto questa cosina, poi torna alla città della settima palestra. Ok, aspetta. Altrimenti, se non è inverno, la trovi più tardi, vero? Pure io ho giocato pochissimo in inverno, vedi? Figata, figata, meglio, meglio. Ok, sono a Mistralopoli. A Mistralopoli, sì. Vai nel lago ghiacciato e trova una casa sud a sud della mappa. Bravissimo, vedi? C'è questa parte di mappa che raggiungi solo in inverno. Che figata. E dentro c'è un premio molto interessante. Il mio papà una volta lavorava all'estero e faceva un bellissimo lavoro. Mostra un po' di rispetto, io facevo parte del Team Rocket. Cosa? Già, sì, lo so, quell'organizzazione non esiste più. Quando venne sciolta me ne tornai al mio paese con l'obiettivo di rifondarla. Però poi invece mi sposai e alla fine dovetti lasciar perdere. Ora sono tutto casa e famiglia. Ciao, senti, ho un sacco di regalini che ho ricevuto dagli ex colleghi di mio marito. Te ne voglio dare qualcuno. Iramella. Sì. Dicevano un sacco a uno degli ex colleghi di mio marito. Iramella. L'Iramella è legata a tutta la lore di Gyarados Rosso incazzato nero. Oh. Ma non ho preso i repellenti? Tu li hai presi? Sei intelligente tu? No, ne avevo abbastanza però. Ok, quindi sei intelligente comunque. Okay. Iramella. Leggi un po' sì, l'effetto dell'Iramella. Caramella tipica di Mogania. Souvenir con un'ottima reputazione. No, ne ho 17 di repellente. Però non saprei cosa farci. Ha un'ottima reputazione, devo venderla a qualcuno forse. No, 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 tienila, tienila. Ti sarà chiaro senza esserti chiaro davvero. Ok, 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 ok. Tu farai cose e a un certo punto succederanno altre cose. No, qui niente Nino Nino, ragazzi. Mi ero scordato i repellenti, che Nino Nino. Verso il deserto si può repellare, dai. E si può velocizzare. No, allora, velocizzare è illegale, ma repellare sì. Verso il deserto, se hai già fatto la strada una volta, sì, ok. Ma poi ora siamo nel deserto, infatti. Dobbiamo fare con... Sì, assolutamente non era previsto che fosse inverno in questo momento della run, quindi siamo stati sculati. Anche perché non sapevo di questa cosa. Dove stai andando? Ah, ok, ok, nel deserto. Nino, 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 Nino.
dov'è sto leone? Ah, ma era il primo, ma no, sono cretino. Sì, la risposta è sì. Nino! Ci sono stato qui! Nino! Repello. Police. Spero che Comor non si sia perso. Ok, ancora qui. Nardo è già andato avanti. Vado. Ma quelle statue? C'erano anche prima. Vediamo un'occhiata. Sono fighissime. Sono molto simili ai Golet. What? Ma in che senso mi sarà chiaro? Non ha... Io pensavo che a caso tu cliccassi di nuovo su di loro. Oddio. Vuoi darmi Ravella? Sì. La sfera reagisce. Era un Darmanitan addormentato. Si Darmanitan? Ma perché un Darmanitan? Ma che c'entra Darmanitan? Non è vero. Mi aspettavo che fosse l'evoluzione di... Blu, no? Che cazzo? Sì, infatti. Perché è rosso allora? Ti sarà presto chiaro. Mi sarà presto chiaro. Sì. Ok. Prima del Total Party Kill, intendo. Ok, fammi mettere Aurelia un secondo. Così io non ho paure e pericoli particolari, ma... Ma in realtà, vabbè, non ti posso dire niente, però. Ok. Oh no! Aveva la difesa altissima. Grazie. Tanto ora subisce anche il contatto, ma il contatto con gli appoggi. Devi catturarlo, Mike, questo, non devi sconfiggerlo. Ah! Solo che è successa una cosa assurda. Tu catturalo, va bene, poi ti spiego. Va bene, tu catturalo. Vedo che l'ho fatta impazzita, ma Hai fatto una cosa giusta. Tu fossi stato in blind l'avresti ucciso. Ma ti chiedo di catturarlo. Ok. Se ci riesci, perché questo... Fatto panciamburo? Sì. Anche a me. Lo catturo! È molto pericoloso adesso, bro. Ok, adesso no. Guarda il mio schermo, Mike. Che cazzo? Questo Darmanitan, questi Darmanitan hanno un'abilità unica, che è stato Zen. E a un certo quantitativo di vita cambiano forma. Ma tu... gliel'hai tolta con mummia. E non l'avresti visto. No, bellissimo. Ecco perché erano fatti così. Erano feriti dalla tempesta. Erano in uno stato zen. Ma tu con la caramella dell'incazzatura li hai fatti svegliare. Fantastico. Ora però Nubo per sicurezza. Cos'è che vuoi fare? Nube. Cazzo, Nube. Tu hai Nube, bravo. Io no. Posso, no? Sono più veloce in teoria. Più veloce non lo so. Sto stato brutto colpo. Oh Cristo, ma perché Nube? Era una mossa giusta. Non mi sento neanche in colpa. Ero full. Ed è morto pure lui. Riesco a incazzare questa cosa mi ha fatto solo ridere. Come cazzo è possibile? Tutto quello che poteva andare. Ho la difesa alta. Ero a fare Nube. Full. Che se cambiavo Pokémon uccideva qualunque cosa che non fosse. Cosa potevo fare? Era più 6? Sì, era più 6. Aveva un attacco assurdo. L'idea era di. Chi non avrebbe ucciso? Allora. Forse no, non neanche... ha l'abilità secondaria, quindi non ha il boost in avresti potuto mettere coso che lo walla. Gli wallava quasi tutte le mosse. L'ha data Miriel. Ah, Miriel. Però no, non l'avrei mai messo, perché avevo paura del martello. Non l'avrei mai fatto, mai. Però è a più 6. Ma infatti, ragazzi, attenzione, cioè, a più 6. E anche il mio è andato a più 6. Cioè siamo stati sfigatissimi.
Cioè, io non avrei mai messo Miriel perché per il martel pugno lì, quello che era... Morte, no. Dove le abbiamo catturate. Aveva 3 HP in meno, per quello non si è attivato vigore. Ma per quello non mi sarei neanche mai curato, avevo nube. E anche tentare la bolla. No, ma infatti la cosa assurda qui è che... Allora, la Zen Mode cambia le statistiche del Pokémon, ok? Ok. Qui c'è è una roba particolare che ti è successa, quindi io non ero pronto a questa roba perché non ho pensato a questa interazione. Lo stato Zen è tutto speciale, ok? Ok. Quindi lui fa panciamburo e però poi fa schifo, adesso fa schifo il mio. Perché c'ha 30. Ma siccome... Porca puttana, tu gli hai dato mummia. Lui ha mantenuto le caratteristiche dell'altro. E io non volevo mettere Miriel per paura dell'attacco lotta. Oddio. E tanto Aurelia non possiamo lasciarla morire. A meno che non ci mettiamo legittimamente. No, sono d'accordo con te. Oddio, è tempo di scoprire. Abbiamo lo spettro, eh. Sì, ma ti ricordo quanto. Sì. Aurelia ha cambiato tutto. Ma Cristo. È inutile che lo prenda, ragazzi. Non posso prenderlo. È morto il suo. È inutile. Ma porca puttana. No, ma non è colpa di Mike. Non mi sento di fare a Mike una colpa. Non poteva. Infatti ero tranquillo perché tanto con panciamburo questo diventa un base stat 30 in attacco, va a più 6. Ma tu gli hai messo dentro Aureliette, che è una scelta sensata. Sì, no, dovevi prevedere il futuro e sapere l'abilità in combo che aveva, che gli disattivavi, cioè New Game Plus. Cioè era impossibile, raga. Era impossibile. Ma cazzo, assurda sta cosa. Di tutto quello che... Eh no, ragazzi, vale, certo che vale. No, ma il crit non è servito a niente, Mike, eh? Secondo sarebbe me. Morto comunque. Secondo me il crit non ha influito in niente. In che senso l'aveva ignorato, ragazzi? Che cosa vuol dire? Voleva usare nube perché sapeva che era... Che era boostato, sennò perché voleva fare nube? In che senso? Se ne è accorto che era boostato? Sì, certo, altrimenti nube che lo faceva fare. No, doveva esatto tirargli la ball. Io forse ti avrei consigliato, sei stato un po' istintivo nel... Sì. Sì, perché aveva pochi HP. Tanto io lo ammazzo, eh. Cazzo. Sì, la ball aveva, essendo ferito, poteva funzionare. Secondo me quasi sicuramente, sì. Cioè, nube era sicuramente morte. Mike. Madonna, che ansia. Mi dispiace. Sì, anche a me. Poteva anche entrare con Carracosta che aveva vigore, certo, poteva fare diverse cose, ma lui ha pensato di essere più veloce. Ero convinto. Ma sei molto lento con Aurelia. È vero, queste sono informazioni stupide, sono colpa mia. 36, sì, è vero, lentissimo. Cazzo. A questo punto... No, c'era la tempesta cosa. Cosa cambia la tempesta? La tempesta Miriel non la prende. Ma non la prende Miriel, è roccia, raga. Che tempesta prende? Ok. Cazzo. Sì, con Carracosta vigore ritornava allo step 1. Non catturavamo, ma non moriva Aurelia. Lui si ammazzava di recoil. Sì, si ammazzava di recoil. Ma sì. No, era safe fare Miriel. Però ragazzi, non piangiamo sul latte versato. Cazzo, è stata una sequenza di partite un sacco pulite. Che facciamo? Secondo me noi abbiamo io revitalizzerei, perché tanto poi a quel punto vediamo se rimangono altri revitalizzanti e se non rimangono abbiamo comunque in caso il box pieno. Sì.
Mi fido, cioè Aurelia ha cambiato tanto le cose, non questa, però più sei non debuffato potevo fare. Mi fido, sì, mi fido, anche se porca miseria, mi sentivo così sereno, così tranquillo, proprio concentrato ero, proprio mossa giusta, però non quella giusta davvero, perché io sapevo che era bustato, non mi aspettavo il più. Vabbè, fermi un attimo, Ultimate Jäger, ti prego spiegami perché secondo te non ha senso revitalizzare. Voglio un trattato sul secondo te perché non ha senso in questo gioco revitalizzare Cofagrigus. Cioè, perché ti giuro, e non sono ironico, che io non capisco perché non revitalizzare. Per me non ha senso non revitalizzare. È uno dei Pokémon più forti del pool di Pokémon, sapendo anche quello che ci attende, avere Mummia è importante. Vi giuro, voglio sapere chi pensa che sia... Che non abbia senso revitalizzare. Siamo pieni di rimpiazzi fortissimi. Sono d'accordo con te. Pertanto revitalizziamo. Perché poi se muore di nuovo siamo pieni di rimpiazzi fortissimi. Così dobbiamo per forza usare i rimpiazzi fortissimi senza avere quello ancora più forte dei rimpiazzi fortissimi. Cioè, secondo me non ha senso non revitalizzare qua. Cioè, abbiamo usato un revitalizzante sulle scimmie, non lo usiamo su Cofagrigus. Ma come non ci svolta la run? No, non sono d'accordo. Non posso dire, però... C'è un Pokémon contro il quale in particolare credo che sia importante avere Cofagrigus. E sia importante avere Mummia. Cazzo, addirittura Mummia. E c'è anche un Pokémon importante da barnare... Sì, secondo me. Cazzo, addirittura. Sì. Mi vengono, guarda, tantissimi motivi per rivale, rivitalizzare. Senza contare che c'è anche una figata che puoi fare, ma insomma, quella poi te la spiegherò. No, senza scimmie finiva la run. Non è questo il caso, attenzione, sono d'accordo. Non finisce la run se non rivitalizziamo, sono d'accordo. Però i rivitalizzanti sono lì per essere usati a un certo punto. E... Sì. Certo, Mike, chiaro. Magari lo usiamo adesso, poi l'avremmo voluto utilizzare con qualcun altro. Cazzi nostri. Sì, esatto. Sì. Mike, a te l'ultima parola. Però se volete sentire me... Cioè, per me ha senso revitalizzare, ne abbiamo usati diversi, potrebbe essere l'ultimo, potrebbe non esserlo, quindi questo io non te lo posso rivelare. No, certo. Però ecco, posso capire che non sia scontato revitalizzare. Cioè, può essere una scelta anche non revitalizzare, ma commento chi scrive che non ha senso revitalizzare, non sono d'accordo. È una scelta super sensata, la scelta però sta a te poi, quella finale. No, condivido il ragionamento, cioè più che altro c'è un... Certo, se lo rivitalizziamo poi muore Audino. No, vai, lo so, però Audino non sarebbe mai stato rivitalizzato, cioè... Audino ha la sua vita unica, è come senza sfere del drago. Il fatto è questo, è che fondamentalmente il pedigree di Aurelia è incredibile. Ci ha fatto fare due leggendari catturati... No, è incredibile. È incredibile. Quindi tocca. Devo scoprire che cosa succede se lo facciamo. Quindi vabbè. Sono d'accordo con te. Oddio santo. E allora premi quella cura. L'ho fatto. Premi quella cura pazza. L'ho caro, fatto. Ci mettiamo come sempre in ginocchio. Tu con... le fiamme nel cuore, io con l'elettricità, ahimè, si spengono per sempre. Avverti che non c'è più fuoco nel tuo cuore e io avverto che non c'è più scossa nel mio. Devo stare molto attenti. Ok. Bene. Ci sta? Perché sì. Siamo alla fine. Sì. Quasi. Quasi.
Siamo all'inizio delle sfide. Siamo all'inizio allora. Della fine e ci arriviamo così. Ho i flash di Palkia, sì, e di Alga. Di Alga, non di Palkia. Sì. Ok, va bene. E questo era un caso di crit morto in influente, ragazzi. Adesso, sì, secondo sì, me, senza rivitalizzi, l'allievo giocherà ancora più concentrato. Beh, sì, in questo caso era stranamente trappolosa la situazione, sì. Senza essere vet, però sì. Allora, secondo me, senza essere vet, non potevi sapere che avresti dato mummia. Da non vet, potevi mettere Miriel. Cioè, sì, qui, secondo esatto, me, però, è una combo però di cose. La paura di Martel Pugno era veramente alta. Però avevi vigore. Ah, no, è vero, vigore. È vero. È vigore, sempre meglio di una morte certa. È certo. Eh sì, in questo caso sono crit morti, esatto. Dio santo, però. Ci è successo, è successo, è successo. Può succedere, è successo. E non abbiamo neanche catturato il cazzo di Pokémon e abbiamo perso l'Iramel. Un disastro. Vabbè. Mike, okay. Il nostro finale, visto che poi c'è la live dello Splatfest, sì. Alle 9:30, è davanti a Relic Castle. Eh sì. Oggi live un po' più breve. Entriamo. Ma non facciamo nient'altro che entrare. Dio santo. Ora comincia la Nuzlocke, esatto, ragazzi. Gesù. Ah. Ok, entro. Vai pure verso, mettiti un repellente e vai verso la strada che non potevamo percorrere precedentemente, che era sotto, che era a sinistra e poi sotto. C'era un lavoratore qua sotto, esatto, sotto la tipa. Attento a non correre. Ah dai, è vero, no. Non mi ricordavo come si superavano le cosine. Aspetta che salgo. Tranquillo. Perfetto, senza correre. Esatto. Basta. Oh, ok. Ti fermi qui. Mike, facciamo mercoledì la prossima? Fammi vedere che giorno è mercoledì. Al posto di Elden Ring, per farne comunque una. Perché secondo me non dobbiamo perdere il ritmo. Vedi, se perdiamo il ritmo poi diventiamo più morbidi. Va bene. Mercoledì prima poi di fare. Mercoledì è il 26, giornata intensa. Sì. Giornata intensissima. Ma mercoledì sera direi che c'è della godevolezza nel fare bianco e nero. Sei d'accordo? Sì, è la notte prima della mia partenza, si può fare. Ecco, benissimo. E poi però non c'è Elden Ring allora settimana prossima e non c'è neanche purtroppo la seconda non può esserci, live sì. Non c'è neanche la seconda live di bianco e nero perché io venerdì, sabato e domenica sono al Comic Con. Mm-hmm. Io quindi, domenica, cioè in realtà domenica c'è live ma non ci sei tu. No, esatto, domenica c'è live ma non ci sei tu. Però venerdì è, diciamo, è l'unico giorno di live che perdo perché io non ci sono. Ok. Come va Fatali Clip? Credo sia pronto, ragazzi. Comunque, Mike, ti saluto. Ma certo, a più tardi. Ci vediamo più tardi, ore 9:30, Tortisiani contro Sblumbiani. Mm-hmm. D'accordo? Ci sarò. Ti mando un abbraccio forte e non piangiamo troppo sul latte versato. A presto. A presto. Ciao, allievo. Ciao. Ragazzi, è andata così, purtroppo, è andata così perché è stata una concatenazione di eventi strambi. Quando ha detto sono più veloce, io ho cercato di dirgli non sei più veloce, aveva già scelto la mossa. Secondo me, comunque, grazie a Cursed Sonata della Sub, comunque... tutta colpa dell'Iramella, però era carino farla prima, in realtà ci stava a fare questo scontro perché non era uno scontro difficile, cioè è fatto apposta per tirare
panciambure diventare un cesso in attacco. Quindi non potevi fargli usare l'iramella più avanti. Non era un problema di iramella, ragazzi. Era tranquillamente fattibile questa cosa. Però penso che non abbiate capito, se fate questa domanda, cosa è successo. Il punto è che è uno scontro semplicissimo, è lo scontro selvatico più semplice del gioco, perché fa Bellidram e lo perde, perché matematicamente al 50% va dentro la modalità Zen. Ma Mummia gli ha tolto modalità Zen e quindi Panciamburo è entrato. No, Vince, aspetta, a più 6 non sarebbe morto chiunque. Il safe era Miriel dentro, stall di fuoco carica, muore Darmanitan, non importa, non lo catturiamo, ce ne sono altri, però non muore nessuno. Quindi era quello. Era quello il fatto. Miriel forse non era full vita, non credo. Grazie Amadentis. Ragazzi, scappo a riposare la voce, perché sto veramente male. Ho veramente un mal di gola fastidiosissimo. Veramente fastidiosissimo. Ragazzi, 30 di attacco di base, quindi al 35 avrà più o meno quella statistica lì. Però è andata così. Raga, non piangiamo sul latte versato. Va bene? Buona serata, se non ci vediamo dopo, ma vediamoci dopo, perché alle 21.30 c'è lo Splatfest 2 con Terenas, Mottura, me, Kodomo, Michel Puttini, Mike, Kirenis e Croatomist. A dopo.